Quindi astraendo da questi deputati e senatori scelti con le primarie, tutti gli altri, cioè la stragrande maggioranza, sono stati nominati da alcuni capi bastone. L'esempio più clamoroso è indubbiamente quello del PdL, si tratta praticamente di impiegati che devono tutto, fisicamente, moralmente, economicamente, al padrone, che se il padrone non ci fosse dovrebbero tornare rapidamente a casa. Quindi sì, non c'è stato il golpe, però c'è un Parlamento che è uno schiaffo alla democrazia, è un Parlamento delegittimato che ha espresso un Presidente della Repubblica, che di per sé è anche una brava persona, con quel bel doppio petto, con quel modo raffinato di esprimersi, ma non è certamente il Presidente della Repubblica che avrebbero scelto gli italiani se avessero avuto la possibilità di votare per il Presidente della Repubblica, perché appunto è indubbio che la persona che avrebbe avuto più carte da giocare sarebbe stata Emma Bonino e sarebbe stata eletta quasi certamente e in modo direi trionfale. Quello che ha vinto nel Parlamento è un prodotto dell'apparato, è il frutto del disperato tentativo della casta, suddivisa nei vari spezzoni, di salvarsi, illudendosi che sia possibile ritornare all'ancien régime, non rendendosi conto che Grillo, con tutti i difetti e le carenze di programma, sono palesi, tuttavia ha avuto il grande merito storico di scrivere una fase nuova, che poi non è detto termini come lui auspica, perché l'eterogenesi dei fini, la storia lo ha spiegato più volte, potrebbe produrre risultati del tutto diversi da quelli che lui auspica, ma però lui ha aperto una breccia. Se i partiti vecchi e tradizionali si rifiutano di prendere atto di questa evidenza, andranno a sbattere molto peggio e molto più di quello che già è accaduto. Riflettevo sul fatto che Bersani si è dimesso, Bindi anche. Ora, in politica, come anche in guerra, perché Clausewitz, anche Machiavelli hanno sempre fatto notare che vi sono forti assonanze tra la guerra e la politica, si tratta di strumenti diversi, ma i meccanismi di attivazione e di sviluppo sono molto simili. Quindi, di solito, quando un generale perde una battaglia, viene rimosso. A volte, come è capitato all'ammiraglio Fasano, viene anche fucilato. Oppure, nel caso di Napoleone, viene mandato in esilio. Noi ci troviamo quindi davanti a tutti questi esempi, persone nel campo della guerra e nel campo della politica, che sono, ripeto, interfaccia, si dimettono o sono dimessi. Ora, se è lecito paragonare le cose piccole alle grandi, come si diceva con un bel motto latino, visto che lo ha fatto anche Napoleone, come mai, io mi chiedo, è una riflessione ingenua, capisco, ma me lo sono chiesto perché proprio non mi capacito, come mai davanti a questi così grandi esempi il Causidico Staderini e il tesoriere a vita De Lucia non si sono posti il problema di tornarsene a casa, di rassegnare almeno formalmente le dimissioni, tanto sicuramente il Comitato Nazionale che tutti sappiamo, gliel'abbiamo anche detto e ridetto nell'ultima riunione anche nella precedente, rivolgendomi ai membri del Comitato Nazionale, poi Silvio Viale era presente, lo sa,
gliel'avevo detto, signori, voi non contate nulla, voi non siete nulla, voi siete soltanto dei servi, anche se questo comitato nazionale è leggermente diverso da altri comitati nazionali precedenti e il livello di intolleranza verso l'apparato centrale romano è crescente ed è anche palese, insomma. Però in sostanza questo tandem Pupareschi non si è dimesso pur avendo la certezza matematica che le proprie dimissioni sarebbero state certamente respinte da un comitato nazionale di servi, evidentemente perché si ritiene non responsabile. Non c'è altra spiegazione plausibile? 8 minuti. Dimmi tu quando sberga. Allora vado alla conclusione. Ma si ritiene non responsabile? Per quale motivo? È evidente che c'è un retropensiero in questa negazione di responsabilità. È perché il tandem ritiene di essere soltanto l'espressione di una deità superiore, quindi il recettore finale, non colui che crea politica, non colui che propone, che fa politica, ma soltanto l'esecutore, il mero esecutore formale e finale di un potere superiore, colà dove si può tutto, colà dove si può e ciò che si vuole, direbbe il poeta. Quindi in sostanza loro sono consapevoli di non contare nulla, di eseguire soltanto degli ordini, a maggior ragione. Allora noi ci chiediamo, ma se voi siete soltanto degli esecutori di ordine incolpevoli, cosa ci state a fare? Grazie Marino. Grazie Marco. Prego. Allora c'è Blanca Brissegno, Franco Levi, Rocco Rizzo, Dino Barrera, Mauro Netrini. Questo è l'elenco degli interventi. Poi interverrà anche Silvio Viale, poi ci sono altri. Blanca. Grazie. Bene, come sempre ringrazio in nome della resistenza venezuelana, oramai posso dire non solo in Europa, ma anche ovunque, la diaspora di 1.800.000 venezuelani non esista e si stia organizzando. Alla possibilità di questa partecipazione che ha sempre quella caratteristica un po' di esulare dall'obiettivo immediato del congresso, che però conserva comunque la sua caratteristica di transnazionalità che, a cui ambisce anche il Partito Radicale, così si chiamano, violento transnazionale transpartito, e l'associazione Alietta, come ben si è detto prima. Io lo leggerò un po' commentiamo. Io non so quanto si possano accostare gli avvenimenti attuali di ciò che succede ora nel nostro e nel vostro paese a ciò che succede nel nostro, fermo restando le profonde differenze di forma, tra le tante, il genocidio fisico, morale, culturale e spirituale del popolo venezuelano in atto, da me denunciato pubblicamente da molti anni, aggravatosi negli ultimi giorni con gli attacchi spietati e pubblici delle orde dell'ufficialismo a sostegno del neoeletto rappresentante del sacro comunismo, alla guida della distruzione della democrazia nell'America Latina, meta non ultima del foro di Sao Paolo, anche da me denunciato ai microfoni di Radio Radicale, di Vite TV, dal programma di radio del gruppo Aire Ben, Cammino per Libertà ed altre messi. Limito la mia partecipazione a questo congresso a pochi temi. Sicuramente ciò che ha un aspetto locale non è tale, in quanto siamo testimoni di un momento storico che vede la rivalsa dei fondamentalismi che riescono a raggiungere il potere tramite modalità di elezione legittimati dal foro delle istituzioni internazionali, le quali sempre di più hanno la funzione di garantire
ottima qualità di vita ai suoi super burocrati, il cui vero compito è per lo più la difesa dei rappresentanti dei regimi e non più dei popoli che chiamano e clamano la libertà, la democrazia, la non violenza in decine di migliaia di luoghi al mondo. Su questi meccanismi ne abbiamo già parlato. Vengo all'ultimo evento elettorale successo nel Venezuela il 14 aprile scorso. Da anni denunciamo la frode elettorale insita nel sistema stesso, non smontabile se non forse con un meccanismo di riconteggio del 100% dei voti e ovviamente il cambiamento della legge elettorale, la eliminazione del sistema elettronico, nonché la presenza di espertissimi osservatori internazionali che vogliano scavare nel profondo dei vizi del sistema di fatto diretto da Cuba e non riconfermare la validità del fraudolento sistema elettronico elettorale attuale. La partitocrazia si dimostra tale al momento stesso che accetta certe condizioni di ricontaggio del CNE, come forse avete seguito ultimamente. Noi, in questa accettazione di riconteggio, vogliamo rappresentare un'altra opzione, nel senso che consideriamo che nella scelta di quelle 12.000 scatole non parteciperà, e qui problemi, qui vado a porre dei problemi e le nostre soluzioni come resistenza. Nella scelta delle 12.000 scatole non parteciperà l'opposizione, così come non ha mai partecipato prima, in quanto l'auditoria che fa questo organismo sono controllate da essi stessi e loro scelgono quali sono le urne che vanno a controllare. Non saranno presenti testimoni che erano nel momento in cui ognuna di queste scatole è stata poi sigillata, quindi avevano messo le firme sopra, onde si firma trasversalmente per poi dimostrare che non sono state aperte. Possiamo augurarci che nell'ipotesi dell'accordo dei protocolli di questo riconteggio che stanno in questo momento procedendo, i tecnici della opposizione, loro sono convinti che le 12.000 scatole aperte possano dimostrare che l'opposizione ha vinto le elezioni. Noi consideriamo invece che questo ai 12.000 non corrispondono alla percentuale che loro dicono, corrispondono a una percentuale inferiore e comunque essendo date da loro stesse non abbiamo la sicurezza che siano eletti aleatoriamente. Diciamo che l'ipotesi che in 30 giorni a 400 scatole che si apriranno per giorno, consideriamo altre possibilità. Per esempio, noi proponiamo che si chieda che le 12.000 scatole si scelgano aleatoriamente e all'azzardo in presenza di osservatori internazionali su un universo del 100% delle scatole e non del 46% che loro hanno proposto. Poi, confrontare i quaderni elettorali e le atte di votazione della constatazione, che i testimoni hanno detto sì, c'erano tutti questi voti dentro, con la presenza di tutti i venezuelani in rete unificata, indicando i testimoni presenti in ogni caso. Consideriamo che così l'auditoria sarebbe reale e perfettamente digeribile per tutti i venezuelani. Questa è diciamo, la nostra proposta. Noi offriamo alla nuova giunta della Lieta, al nuovo segretario, il tema che comunque dovrà avere un suo momento di importanza anche a livello internazionale, come il Venezuela, accanto al Tibet, la Siria, il Laos.
Speriamo che il bosone Higgs che rappresento abbia possibilità di fecondare e fruttificare all'interno della lieta, anche perché come resistenza abbiamo perso, è vero, abbiamo vinto un elemento che finalmente come resistenza saremo liberi per poter avviare la nostra strada di riconoscimento dell'obbrobrio integrale, costituzionale, legale e legittimo che oggi è il Venezuela. Auguro che da baracca passiamo ad altra migliore condizione e che non ci siano tutte le baracche che invece il castro comunismo incrementa giorno per giorno ovunque esso si fondamenta. Grazie. Grazie Blanca. Mentre Franco Levi si avvicina, ricordo, se non l'ho perduto, forse non l'hai detto, dell'associazione Enzo Tortora, del fatto che Blanca, con l'associazione Enzo Tortora, con la quale c'è in qualche modo un gemellaggio tra Aglietta Tortora e Resistenza Venezuelana, hanno organizzato le elezioni in un seggio a Milano, il seggio del nord Italia sostanzialmente. Sì, non queste qua. No, queste le elezioni primarie le abbiamo organizzate con la Enzo Tortora, alla quale sono legata anche, diciamo, non solo per militanza, ma anche in modo di grossa amicizia con delle persone lì. Ma sono state le primarie del 12 febbraio 2012 che solo perché i radicali ci hanno dato la sede sia a Roma che a Milano li abbiamo potuti realizzare, perché tutte le altre associazioni avevano paura che li tagliassero, cioè gli ingressi che comunque ricevono dal Venezuela in qualche modo. Invece queste presidenziali si sono svolti proprio al consolato di Milano, di cui ero testimone principale e responsabile per l'opposizione. Grazie. Grazie Blanca. Franco, a te la parola. Grazie Blanca. Io sono molto imbarazzato perché è il segreto della mia vita e spero di non eliminare completamente la sua posizione. Blanca, di te meglio. Non la mi ha fatto, ne vado orgoglioso. Grazie. Detto questo, il Venezuela non è appunto diverso dal Sudan. Io non so perché si parli soltanto del Darfur, ma si sta sudanizzando non soltanto tutto il Sudan, bensì tutto il mondo. E quando noi vediamo Dracula presidente dell'Avis, non quella del noleggio delle automobili, l'altra Avis, noi non ci rendiamo conto che il capo della mafia si chiama Carla del Ponte. Dunque, più della Siria e del Sudan, noi dobbiamo aiutare i nostri fratelli in Svizzera a liberarsi della mafia, perché prima o poi la cupola scoppia e ci ritroveremo con gli svizzeri a lavare vetri ai semafori dell'Italia, della Spagna e del Cipro, perché adesso io ho messo insieme tante cose e mi è venuta fuori una piccola bozza di vicino sulle 800 pagine, quindi in 8 minuti, anzi 7, sarà difficile riassumerle, però se volete vedere la bozza cercate su Google Demo Rivolta Giudaica e lì c'è qualche idea. Se mi mandate qualche commento, magari nella prossima edizione mettiamo anche quello che racconta Silvio Viale, il quale giustamente dice col Piero Vecellio al delirio dell'onnipotenza e si è permesso una volta di dire a Marco Pannella: guarda, è dedicata la bottega aperta. Pannella, grazie, ha rimediato, ma gli altri gliel'hanno giurata, perché il crimine di lesa maestà, quando comanda Walter Vecellio, è più che mai in vigore, non soltanto fine pena mai, però giustizia
sommaria, senza notifica, senza difesa, senza appello, fine pena, mai. Ora, ragazzi, sembra saltare di frasco in pala, ma qui c'è stata una bella riunione di un'associazione che si chiama Associazione Sattia Grappa, dove il professor Felice Massimo Ippolito ha presentato il suo Kaizen, che sarebbe la filone, sarebbe l'eolico di stratosfera, che è in grado di dare energia pulita senza bisogno di quelle orribili, mostruose teorie eoliche, le quali hanno fatto per ora un danno valutato approssimativamente in 1.200 milioni di euro. Questo è il conticino presentato a un borsettino della mafia che è stato arrestato e sta forse cominciando a diventare collaboratore di giustizia e a spiegare in quale modo convivi, Ota, ventola, come si chiama, eccetera, a riempire di ventole tutta l'Italia con tragiche conseguenze, perché a parte rubare i cappi elettromagnetici, uccidere i gabbiani, non uccidono le zanzare, non uccidono le locuste. Adesso il momento è giunto di convincere Massimo Ippolito a venire da Vendola in Puglia, dove c'è chi vuole l'eolico nuovo, e dunque sarà non più il viale del tramonto, ma il viale dell'alba, che non è l'alba dorata, ma è esattamente il contrario, prendere Massimo Ippolito e portarlo con tutti i piemontesi in Puglia a dire basta l'aquilone, uno per dare non soltanto a tutta la Puglia ma anche alla Basilicata, magari se riusciamo a portarci anche un Bologna, che dico. Io volevo dire tante altre cose. Una volta esistevano i fori, sono diventati i Yahoo Groups, tale Radicali Piemonte mi ha data segatura fine pena mai, senza notifica, senza difesa, senza appello. È tutta colpa di Davide Bono, no, è tutta colpa di Fulvio Viale, no, è tutta colpa di Igor Boni, no, è tutta colpa di quello lì, di Manfredi. È un fatto che tutti varano, scaricano il barro, il barile, e io sì, scrivo su Radicali Abruzzo, poi ho fatto io di nuovo un mio gruppo che si chiama Radicali trattino basso sionisti trattino basso rivoluzione, forse cercate queste tre parole su Google e lo trovate, e lì ci scrivono tutti, avevo più di 200 iscritti, ora siamo in 9 del cattolico, quello praticamente mi hanno massacrato tutto, file e i miei messaggi vari. In ogni modo, il nostro amico Stadini, che è la prima vittima, il primo ostaggio della mafia, Danilo, è quinto, perché io a Tirano nel 2002 avevo proposto, si deve puntare alla testa, capovolgere le Nazioni Unite, che sono la cosca dei faraoni come Bashar, Bashir, e Blair. Tony Blair è il primo elemosiniere alla corte di Muhammad al-Akhras Morgan, l'attuale capo della dinastia dei Morgan pirati, pirati banchieri, CFR, Council on Foreign Relations, Carnegie, Paul Rockefeller, CFR. Si dà il caso che Muhammad al-Akhras sia il padre di tale Asma Assad, moglie morganatica di un certo signor Bashir Assad. E appena le cose cominciavano a venire fuori, è arrivato Igor Boni, è riuscito a fare mettere capo della
il Tribunale Speciale sulle violazioni dei diritti umani in Siria, la sua morosa, che appunto si chiama Carla Del Ponte, che è il vero boss della mafia mondiale, e con la UBS, Union di Bank Suisse, sorella di Carnegie Rockefeller. Quindi, se abbiamo Dracula presidente dell'AIS, non possiamo, signori miei, il discorso è documentato. Hanno dichiarato Bashir, Omar Bashir, presidente del Sudan, criminale contro l'umanità, ricercato live or better dead. E quello lì, come Robert Mugabe, continua ad andarsene tranquillamente a spasso in tutti i summit, a tutti i banchetti e da tutte le altre parti, perché fino a quando le Nazioni Unite sono quella cosa lì, il meccanismo per capovolgerlo lo abbiamo. Prepariamo una mozione, facciamo in modo che si levi, si cura i levi, cominciamo da Radicali Piemonte e poi, signori, quando Danilo Quinto nel 2002 a Tirana ha avuto i soldi per le cene per capovolgere le Nazioni Unite, beh, se ne è scappato con le cene e ceceno cattivo è quello lì. Da allora, quando Pannella e Nana l'hanno denunciato, si è scoperta la grande fede. Non è che lui, avendo avuto un'illuminazione, la visione della Madonna, abbia deciso di diventare un buon cattolico e allora di denunciare questa fabbrica di angeli che è il partito radicale. No, prima è scappato con cecene e poi, quando è stato denunciato, ha scoperto, guardate che l'Argentina è il quarto Reich. I signori Eichmann in Argentina sono sempre più numerosi, anche giovanissimi, però c'è il filo diretto con la Svizzera e l'Argentina. E credi, Blanca, il boss dei narcos colombiani si chiama Vladimir Putin. Dunque, se a comandare sono quei signori lì, o noi facciamo la rivoluzione e ci ritroviamo con Danilo Quinto, Francesco Secondo. Bravo, bravo. Rosso Rizzo, Dino Barrera, Mauro Nettrini. Buonasera a tutti i compagni. Allora, non utilizzerò gli 8 minuti a disposizione, sarò molto breve e molto sintetico. L'analisi, in senso politico, di quello che è successo recentemente, lo lascio agli analisti politici perché sotto gli occhi di tutti quanti. L'unica cosa che io vorrei sottolineare è la poca lungimiranza che il Partito Democratico ha dimostrato. Non cercando, rifiutando direi con determinazione qualunque confronto con la galassia radicale, e questo è il dato di fatto che secondo me sconvolge più di tutto, l'ottusità politica. Grillo io non l'ho mai sottovalutato, il Movimento 5 Stelle non l'ho mai sottovalutato, anzi io confesso che ho una grande simpatia per il Movimento 5 Stelle, perché loro erano quello che noi siamo stati, spero che non diventino quello che noi siamo adesso, però purtroppo lo diventeranno se la china che hanno intrapreso è questa qui. Le speranze di un rinnovamento della politica sono molto, molto, molto scarse. Il Movimento 5 Stelle aveva praticamente la tua in mano per poter far fare al PD tutto quello che voleva, non votandolo, ma semplicemente astenendosi e proponendo, lasciandogli fare una specie di governo, proponendo quello che bisognava fare, quindi riduzione dei parlamentari,
annullamento dei finanziamenti pubblici dei partiti, che era stata chiaramente una volontà voluta dagli italiani attraverso un referendum, non ha scelto questa strada, però ha dimostrato l'incapacità di questa politica e ha dimostrato l'assioma, l'equazione PD meno PDL. Quindi io sono molto contento. Igor, io volevo fare una domanda un po' più strategica a Igor Boni, cioè a questa presidenza, ma Igor Boni mi ha un po' anticipato. Dopo questo, diciamo, tsunami, maremoto che c'è stato in politica, quali sono noi membri dell'associazione Aglietta, alcuni di noi nominati? Io sono consigliere comunale del Partito Democratico, non ho mai fatto segreto della mia appartenenza all'associazione Radicale Aglietta, che continuo ad avere in futuro. Quali saranno i nostri rapporti con il PD, o almeno con le frattaglie del PD che rimane? Mi ha dato una risposta, ha iniziato con una risposta che io giudico interessantissima, libertà uguale, ossia con tutte quelle frange laico, liberali, che sono delle parole ormai iper utilizzati, quindi andare avanti. Noi di quello che sarà il PD io non lo so, si scinderà in due, si spaccherà in tre, non ne ho la più pallida idea. Sta di fatto che però esistono molti luoghi dove il PD ha la maggioranza, il comune di Torino, il mio comune, eccetera, eccetera, dove, che piazza o meno, dobbiamo continuare a lavorare indipendentemente da quello che è successo a livello nazionale. Io personalmente continuerò a collaborare con tutte quelle figure del Partito Democratico che fino adesso hanno dimostrato di voler abbracciare i temi fondamentali che sono i temi etici. Io ricordo che nel mio comune abbiamo approvato la NADEF degli eletti come primo atto politico a pochi mesi dall'elezione, successivamente abbiamo creato il registro dell'unione di fatto, ma questo senza, con l'aiuto del Partito Democratico e anche del Movimento 5 Stelle, voglio anche dire dell'Italia dei Lavori. Adesso stiamo affrontando il tema del testamento biologico. Qualche mese fa è venuta Mina Welby, Gordoni, Valentino Castellani, è stato un po' messo in disparte perché abbiamo avuto grossi problemi col bilancio, i comuni purtroppo hanno di questi problemi, per cui per il momento l'abbiamo messo. Lo riprenderemo come riprenderemo in mano la raccolta delle firme su questa nuova proposta di legge, e sono contento che Igor abbia detto continuiamo ad andare avanti, perché non possiamo permetterci il lusso di piangerci addosso, ma messo un paletto piazziamone un altro e andiamo avanti. Grazie. Grazie Rocco. Dino Barrera che si avvicina, ricordo, guardando l'ordine dei lavori mi sono un attimo distratto, che dalle 16 si può iniziare a presentare le proposte di modifica statutarie e mozioni particolari e generali. Dino Barrera. Mi aiuta a fare una mozione, si deve dire pure ieri, e contorno con contributo. Vai, giù. Franco, dai. Non penso molto. Ma dunque, io non posso fare altro che ripetere quello che ho detto, che abbiamo discusso nell'ultima riunione qui. Ringrazio Igor per aver accennato a delle necessarie aperture che occorre fare. Mi spiego meglio. Per capire la natura, la struttura, la cultura della situazione della dieta e del futuro politico del nostro paese e il ruolo che la situazione potrebbe svolgere, bisogna, a mio avviso, tenere conto delle due questioni che ho posto la volta scorsa e che ripeto. Cioè, il problema della cosiddetta autosufficienza dei radicali e il problema delle alleanze. Quindi la questione è una questione di natura. Ma forza, se riesce, no. Ah, non pensavo ci fosse un microfono. No, non c'è niente. Ah, scusate.
La questione quindi che si pone è una questione del tutto politica. Cioè, io delle questioni interne non le seguo, non le posso seguire, l'unica cosa che ho da dire è questa. Un partito è tale in questo paese, stante le leggi vigenti, quando si presenta alle elezioni. Se non si presenta alle elezioni non è un partito, è un'associazione, sono cittadini, è un comitato, ma questo stante le leggi vigenti così è. E quindi io alla delusione non ho trovato la lista dei Verdi, la lista dei radicali, insomma, ho avuto difficoltà a votare questa volta, no? Seria difficoltà. Perché? Perché la politica come dire, a cui io tengo non era presente sulla scheda. Ed è il primo risultato che occorre ottenere, essere presenti sulla scheda. Perché se uno non è presente sulla scheda, non è presente sulla guerra politica. E quando uno dice autosufficienza su cosa? Ad esempio, sulla vicenda carcere, eccetera, eccetera, non è possibile, a mio avviso, che l'associazione delle Daglietta lo faccia sempre solo come associazione e che non riesca a alimentare, essere network di altre associazioni disponibili, di altri amici, di altri titoli, di altri partiti. Il fatto che i Verdi radicali non si siano messi d'accordo insieme ai socialisti, e questo, come dire, per queste elezioni, questo ha pesato anche sull'elezione del Presidente della Repubblica, anche su questa questione. E beh, però non possiamo non muoversi, non discutere di questa vicenda qua dell'elezione del capo di Stato, perché se qualcuno grida il golpe, e tecnicamente non è un golpe, la cosa vergognosa sono le schede bianche. Le schede bianche di una gran parte di mille e più persone che sono state una settimana con un mandato preciso popolare per eleggere in diretto, con tutti i difetti, tutto quel che si vuole, di eleggere il capo dello Stato, e siccome ogni cittadino che ha superato i 50 anni può essere eletto, loro devono, perché no, votare scheda bianca, insegnava il mio maestro Bobbio, è una cosa di destra, perché vuol dire non cogliere l'opportunità che ho, rifiutare l'opportunità che garantisce la democrazia a favore dell'oligarchia. Volevano fare, e l'hanno fatto alla fine, e mi spiace molto che una persona per bene come la Bolzano abbia accettato, un Presidente della Repubblica eletto nei sottoscala. Questo è il paese dei partiti del sottoscala, questa è la vicenda. E allora, male quando si elegge Napolitano andare davanti a Montecitorio, ma bene chiedere la responsabilità andare davanti a Montecitorio quando si vota a scheda bianca, perché questa è una vergogna. E la questione principale, che tutti sanno cosa vogliono i radicali, tutti sanno cosa vogliono i verdi, tutti sanno cosa vogliono i socialisti, tutti sanno tutto sui contenuti, ma la questione di emergenza che oggi c'è in Italia è la questione della democrazia e della rappresentanza. Se la democrazia non funziona, se la rappresentanza non funziona, questi contenuti non entrano nei luoghi decisionali della politica, ovvero il Parlamento, e di questo viene fatto strame, volutamente strame. In qualsiasi altro paese normale, quando un candidato prende, e lì ho detto ahimè, forse Emma Bonino non l'avrà messo in campo, prende, recupera 100 voti più di quelli che l'hanno proposto e l'altro ne perde 100, tutti vanno sul secondo, sul primo che ha ottenuto 100 voti in più. Neanche per idea, senza una spiegazione. Emma Bonino non è mai stata messa in campo da alcuno se non da una pattuglia piccola di socialisti. Punto. Questa è una vergogna, perché vuol dire delle vostre idee, di questo popolo, di questa tsunami, noi ce ne frega niente. Allora, tornando alle nostre vicende più piccole, no. Io non so se reiscrivermi all'associazione della Daglietta per questo motivo, perché... Allora è qua. Per un problema. Sono 4 minuti, se ti iscrivi dai altri 4. Vabbè. Allora, mi iscrivo... Sono tante parole. Mi iscrivo, mi ripiace, poi da ospite. Vabbè, allora... No, la questione è questa. Io sono convinto che l'associazione delle Daglietta non può fare la corrente esterna del PD. Ho detto perché il PD secondo me non poteva stare insieme, e questo è stato, come dire, palesato in queste elezioni.
che Renzi non aveva le qualità morali, perché mettendo insieme due doppie morali, quella comunista e quella democratica, non si può fare un partito. Dal punto di vista teorico, culturale, teoretico, come vuoi, non può stare, è obbligato a deflagrare. È deflagrato, perché è così, è deflagrato, tutti restiamo lì. Oggi no, leggo sulla stampa che chi vuole fare come Barca un partito socialdemocratico ha chiesto come mai non si è votato Rodotà, non si è proposto la PD. E Renzi, tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi. Renzi hanno alzato la mano dicendo votiamo Prodi, hanno detto votiamo Prodi e poi l'hanno coltellato la schiena, sì, e due, già. Esattamente come D'Alema. No, a me dell'Annunziata non interessa, mi interessa quello che è successo in Parlamento, poi ne parliamo dell'Annunziata e dell'informazione. Grillo ha anche il compito di aver aperto palesemente il conflitto in Italia tra politica e informazione. L'ha aperto clamorosamente, perché l'informazione che prende i luoghi della politica, che prende i luoghi anche decisionali della politica, perché porta a porta è stata chiamata più volte alla terza camera, o no, della politica, è per, cioè, come i luoghi del, aprire quel conflitto, quella è autonomia della politica, non è autonomia della politica sentirsi blagare, eccetera. Quindi io dico, sistema di alleanze, attenzione, attenzione. Ed era prevedibile, l'ho detto in tempi sospettabili, la vicenda di Grillo, era prevedibilissima, è prevedibile che non abbia un personale politico, come dire, eccesso, che tutti, cioè, però se un vicepresidente della Camera di 26 anni che ho sentito parlare, ne avessimo, ma ne avessimo, quel tal Di Maio. Certo, non tutti saranno di quel genere, di quell'altezza, ma insomma ci sarà il tempo di formare. Si è aperto le famose larghe intese. Ma larga intesa almeno i tre. No, larga intesa è una roba tra loro due. Allora, 8 minuti. Ho finito. Quindi dico, le battaglie, siccome i partiti quando vengono sconfitti diventano un movimento per forza, se vogliono ancora stare al nord del mondo, benissimo. Ma le battaglie non si facciano più esclusivamente come associazione della Italietta, ma si colleghi, diventi network di altre, si mette in relazione. Non solo con libertà uguale come corrente del PD, e facciamo attenzione a non diventare l'associazione della Italietta un campo di battaglia o uno strumento di battaglia e battaglie che sono di livello comunale, provinciale, cioè quel famoso partito degli assessori su cui io, a non essere quella cosa lì, perché o l'associazione della Italietta è uno strumento di battaglie ideali alte, no? Anche però non è sufficiente sulla legalità, se poi alla fine la legalità è andare a contare i francobolli che mette questo o quest'altro assessore. È importantissimo farlo, ma non è una grande battaglia, questo è il punto. E secondo, appunto, quello che ho detto, quelle alleanze e quindi autonomia totale. Se questo è, io ritengo che la questione della legalità sia uno strumento corretto, giusto, e che qualsiasi analisi radicale e profonda della nostra presa ci porti a dire che la questione prima è la questione della democrazia e della rappresentanza. Se questo non è, è un'associazione come tante altre, ma diventa indifferente, mentre invece per me prima era necessario iscrivermi. Grazie. Allora facciamo Mauro Nettrini, Diego Castagna e Silvio Viale. No, mentre Mauro arriva, solo per rispondere, la sezione della Italietta è oggi quello che è sempre stato, collabora con chiunque abbia voglia di collaborare, quindi possiamo essere tacciati di essere corrente esterna del PD quando collaboriamo con Libertà Eguale, tanto quanto possiamo essere tacciati di essere filo socialisti quando lavoriamo con i compagni di Volpeto, allo stesso modo, in altro modo quando lavoriamo con le associazioni liberali che hanno appoggiato Alberto Musì alle scorse elezioni comunali, e allo stesso modo quando lavoriamo con i Verdi. Direi che poco mi interessa e poco me ne frega di che cosa si può pensare in giro. L'obiettivo è mettere insieme delle forze su degli obiettivi, su delle battaglie, ed è quello che abbiamo fatto e facciamo e faremo. Questo penso che sia un dato di fatto. Si possono non condividere l'iniziativa, queste no, opere. No, io sostengo che queste cose si parte insieme agli altri. Non è che fai una cosa e gli dici se vuoi tu puoi vendere. Questo è un altro intento. Vabbè, quello che stiamo facendo. Esattamente quello che stiamo facendo. Paolo Nettrini. Non per chiamarmi fuori, ma per una doverosa precisazione, io vengo d'area liberale. Quindi chiami dentro, dai.
in particolare da quello che fu un tempo il Partito Liberale, e con mio maestro, con Marcello Gallo, quando venne deciso di presentare le liste Giustizia, Amnistia e Libertà, decidemmo immediatamente di aderire, sebbene non tutte le battaglie radicali, mi corre l'obbligo precisarlo, ci abbiano sempre trovato concordo. Io però ritenevo doveroso, in virtù della mia storia professionale, del lavoro svolto in tutti questi anni, che avesse voce politica, anche in virtù di un piccolo contributo da parte mia e dei colleghi delle Camere Penali, il tema che è sempre più drammatico della situazione della giustizia in questo paese, sia per quanto mi riguarda direttamente l'amministrazione, sia per quanto riguarda, ma è un tema assolutamente negletto, la fase dell'esecuzione della pena. La situazione delle carceri italiane è giunta ad un livello intollerabile, al punto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha duramente sanzionato l'Italia con pronunce anche recentissime, evidenziando come non sia tollerabile all'interno di una comunità civile che ambisce ad essere anche definita democratica, che il luogo in cui viene scontata la pena sia di un livello così basso come quello italiano. Siamo collocabili ben oltre la metà della scala. Come se non bastasse, questa è notizia recente, il governo della Repubblica ha deciso di attivare le procedure di opposizione a questa decisione, cosa che mi è parsa tanto più strana perché l'ha fatto un ministro che proviene come me dall'avvocatura, e lo ha fatto nella piena consapevolezza della non tollerabilità della situazione in atto. Noi credevamo che fosse utile che quella lista fosse presentata, al di là, ripeto, anche di alcune divergenze. Io lo dico con franchezza, mai avrei aderito ad una alleanza col Partito Democratico per quanto riguarda la mia storia personale, ma ritengo che sia anche politicamente praticabile. Ma su quel tema, quello dell'amnistia e quello della condizione delle carceri, non si è potuto nel corso della campagna elettorale dare vita, dare voce a quelle doverose istanze che sono state neglette e che probabilmente saranno trascurate anche dal prossimo esecutivo, sebbene il Capo dello Stato abbia detto che non una ma mille firme avrebbe messo se qualcuno gli avesse sottoposto un provvedimento di amnistia. Il guaio è che nessuno sottoporrà al Capo dello Stato un provvedimento di amnistia, e tantomeno questo Parlamento, del tutto incapace di autogovernarsi, produrrà un provvedimento di amnistia e un necessario, direi ormai indispensabile, provvedimento di indulto. Ho fatto riferimento al Parlamento perché, e questo è un debito di riconoscenza che io ho verso i radicali, perché quando nel 2008 decidi di dare corso a un'impugnazione contro la vigente legge elettorale, e comunico tristemente che il mio ricorso è stato respinto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Radio Radicale e il Movimento Radicale fu l'unico a darmi ascolto. I giornali mai ne diedero notizia nel corso di questi anni, eppure all'interno di quel ricorso, che credo ancora oggi conservi del tutto immutata la sua attualità, c'era scritto non soltanto che il Parlamento eletto con quella legge sarebbe stato un Parlamento di serie, non soltanto che questo avrebbe impedito a questo paese di produrre una nuova classe dirigente, perché il servilismo produce solo degli schiavi, mentre la contrapposizione dialettica, anche forte, con gli avversari favorisce la crescita e in qualche modo la interlocuzione produce un miglioramento generale della situazione. Ma soprattutto perché con una legge elettorale di questo tempo, di questo tipo, non si realizza la base di una democrazia moderna, che è quella in cui qualcuno vince e qualcuno perde. Questa legge elettorale ha in sé una serie di vizi insanabili che la rendono contraria ad ogni norma basilare della democrazia. Prova ne sia che, faccio una parentesi, il governo in replica alle mie considerazioni aveva risposto che noi abbiamo una legge elettorale a quella di Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, e io non riuscivo a capire come mai un'assimilazione di questo genere tra ordinamenti così diversi, ma questo serviva solo a dire che una legge elettorale come quella vigente fa ridurre le spese della campagna elettorale.
altra sciocchezza, perché le spese le caricano i partiti e non più i candidati. In compenso però gli elettori non hanno un contatto diretto con le persone che li dovranno in qualche misura rappresentare. Ecco, ma il vizio peggiore di questa legge elettorale è quella che attraverso le dinamiche della produzione di premi di maggioranza al Senato e alla Camera diversificati impediscono non già di governare, ma di capire chi ha vinto, che è la cosa peggiore in una democrazia, perché in una moderna democrazia, non lo diceva soltanto Bobbio, ma lo diceva Dahrendorf, l'ha detto Popper, l'hanno detto tutti, qualcuno deve perdere se qualcuno vince. E allora io, che sono sempre stato liberale, io credo in un sistema maggioritario nel quale si confrontano le persone, le idee e non soltanto gli schieramenti politici, e dal libero voto degli elettori esce qualcuno che dice. Chi perde farà l'opposizione e si organizzerà per la volta successiva. Chi perde, come in un paese civile, nonostante tutti i suoi limiti, tale è l'Inghilterra, farà il governo ombra ed eserciterà un controllo penetrante sull'attività di chi ha vinto. Ma qualcuno deve pur perdere, perché se nessuno perde e nessuno vince, succede quello che è successo ieri. Si attua in un modo non illegittimo, perché io non ritengo affatto che sia illegale quello che ieri è accaduto, un cambiamento di ordinamento senza che si sia posto mano alla riforma della Costituzione. Oggi noi pensiamo e viviamo come se fossimo in un regime semipresidenziale. Questo non è un regime semipresidenziale, è una repubblica parlamentare in cui il Parlamento è sordo alle richieste che arrivano dalla strada, non solo perché io avrei voluto il Mabonino, tu lo sai, è tempo che lo dico, perché Mabonino rappresentava o avrebbe rappresentato un giusto punto di equilibrio, ma perché le uniche istanze che vengono accolte sono quelle dell'accordo che impediscono a qualcuno di essere perdente. O cominciamo a ragionare come si ragiona in democrazia, in cui qualcuno vince, o se, evitando che qualcuno perda, continuiamo così, ci ritroveremo fra qualche anno non ad avere un semipresidenzialismo, ma ad avere una sorta di palude, come era nel tempo della rivoluzione, quelli che in basso si agitano, mentre qualcuno altrove, ma soprattutto fuori dal Parlamento, prende le decisioni che determinano la vita di noi tutti. Grazie per l'ospitalità. Il mio cuore è sempre a te. Grazie Mauro, ma credo che dalla vicenda non positiva della lista GL, però un qualche effetto positivo ci sia, che è quello che ci siamo incontrati e che ti costringeremo ad essere con noi ancora in seguito, perché comunque l'analisi che tu hai fatto adesso sulla legge elettorale, io credo che sia un'analisi da sottoscrivere totalmente, e penso proprio che a livello nazionale chi dovesse riprovare a mettere insieme i quei cocci di oggi deve partire proprio da lì, da quell'analisi, da quei ragionamenti, altrimenti la palude è quella che avremo davanti ancora nei prossimi tempi. Quindi grazie a te, grazie al professor Gallo, che non abbiamo avuto nemmeno l'occasione di incontrare, lo salutiamo anche noi, lo ringraziamo per la fiducia. Diego Castagno e Silvio Viale. Allora, io su quanto è successo in questi giorni, insomma, ne ho letto, ne ho parlato con tanti altri, oltre alle analisi fatte, non soltanto qui, ma anche sui giornali, io ne ipotizzo due. Tanto sento dire da tutti che il PD è finito, è morto, eccetera. Io credo che il PD fosse una finzione, fosse un progetto ma anche una finzione, perché era una fusione fredda, un progetto perché poteva essere altro. Guarda che la fusione fredda è una roba buona, quello è una roba. No, ma io non calunnio niente, io sono, sono la base di filosofia, non conosco la fusione fredda, sostanzialmente il PD ha fallito come progetto, questo è abbastanza chiaro. Non credo che sia finito, non credo che la finzione possa essere superata con i fatti di questi giorni. Credo invece che se rimarrà in forme diverse, sostanzialmente sarà diverso da come è stato finora. Non credo alla funzione salvifica di Renzi, pur essendo stato probabilmente il primo renziano torinese conclamato 3 anni fa.
ritengo che oggi Renzi non sia adeguato a interpretare la fase nuova, ritengo che tra oggi e qualche mese fa, periodo delle primarie, in realtà passi una nuova era politica. Ecco, quello che c'è oggi è completamente diverso da quello che c'era prima. Come ne usciamo? Io non ho idea. Io credo però che ci siano due o tre punti fondamentali, più che per il PD, per il Paese. Il primo è capire quali sono le riforme urgenti da fare, ovvero capire se andiamo verso un sistema, sentivo parlare prima di sistema semipresidenziale, oppure su un sistema invece più incentrato sui partiti. Io partirei da qui. La seconda questione, che a me sta molto cara, sono le varie riforme sul mercato del lavoro, del Stato generale, e poi una riforma degna di questo nome sulla fiscalità. Io credo che un governo di larghe intese concepito per portare a casa questi risultati praticamente potrà dirci se saremo in grado di passare una terza repubblica, tra virgolette, oppure se rimaniamo ancora al palo fino alle prossime elezioni. Io francamente ero per le larghe intese dall'inizio per due motivi anche personali. Il primo, sono stufo di una sinistra che ha come solo collante l'antiberlusconismo, questo capita da 20 anni. Francamente i risultati di oggi, le non discussioni e i rimossi sono figlie di quell'atteggiamento lì, e poi sono stufo anche di una certa, tra virgolette, vulgata della democrazia web, discorso troppo lungo, evito accuratamente di affrontarlo. Invece sulla vicenda cosa succede nell'associazione Agenda, io sorridevo prima con qualcuno dietro, mi ricordo il dibattito che è in corso in Libertà Eguale, visto citare Libertà Eguale si pone lo stesso identico interrogativo, cioè che cosa succede, che cosa possiamo fare noi liberal minoritari eccetera nel PD a fronte di una situazione del genere. Probabilmente vale per noi lo stesso discorso che vale per Maglietta e viceversa. L'unica possibilità oggi è mettere in rete le esperienze, direi di fare un salto di qualità rispetto a quello che abbiamo fatto finora, ovvero direi di, noi siamo torinesi sostanzialmente, io ho sempre avuto l'idea che le vicende di questa città sono direi centrali un po' per tutto il paese. In fondo Torino è una metafora di quello che fa la città d'Italia per molti aspetti. Credo che la cura Fassino, tra virgolette, sia una parentesi che questa città deve, come dire, superare velocemente. Credo che comunque nella vicenda politica cittadina manchi sostanzialmente una, come dire, una voce autenticamente liberale, autenticamente libertaria. Credo che ci siano però dei margini, degli spazi che fino a qualche mese fa di nuovo non c'erano. Non sto parlando di equilibri politici, non sto parlando di ipotesi, di ribalti, non è questo l'interessante. È interessante invece andare a introdurre nel dibattito dei contributi che fino ad oggi sono mancati. Per cui io non sono pessimista nella sede di Verità Eguale, non lo sarei neanche nella sede Aglietta, contestualizzandola la vicenda cittadina. Mi piace forse di non avere il tempo, perché nel frattempo noi diventiamo vecchietti. Io sicuro, dopo 20 anni che uno ci prova, alla fine perde un po' di smalto e perde un po' di tempo. Probabilmente per noi vale il discorso che può essere riassunto in un, se non ora quando, ovviamente al netto delle connotazioni dello slogan per altre vicende. Non vedo perché no adesso, non vedo neanche adesso una situazione in grado di, tra virgolette, rendere meno efficace la nostra azione, anzi probabilmente oggi è molto più efficace anche per meriti non nostri probabilmente, di quanto poteva essere prima. Dal punto di vista, e chiudo, su come farlo, probabilmente vedo anche però un po' il limite di iniziative di Libertà Eguale o Aglietta o anche di Torino. Probabilmente è necessario invece proseguire sulla strada dei referendum per Torino, cioè ancorarci in maniera
sistematica e in maniera acuta a quelle che sono le vicende locali, ragionando in un'ottica local, sempre di più, ma facendo attenzione a quelle che sono le vicende locali. E lo dico non perché ho fatto per 5 anni San Salvario e mi sono divertito molto, lo dico perché è giusto oggi parlare della parte per il tutto, cioè andare a centrare l'attenzione ai problemi reali e affrontandoli con dei metodi e con uno spirito che probabilmente è stato poco utilizzato per le vicende locali. Partendo da qui, secondo me, possiamo provare a come dire, proporre quello che è un metodo condiviso per noi, perlomeno. Grazie. Grazie Diego. Sì. Non dovremmo usare Allora, se parlo io spiegherei tutto. No. Dando la parola a Viale, ricordo che alle 17.30 termina la raccolta di iscrizioni a parlare e rispetto invece alle mozioni generali e particolari occorrono 10 firme per presentare le mozioni generali e 5 firme per 10 firme per presentare le mozioni generali. E va bene, fare il calcolo, scusate un attimo, e 6 firme per presentare le mozioni particolari, 10 le generali, 6 le particolari. Silvio Viale. Ma diciamo che dire che la situazione è confusa è poco, ed è sono confusi soprattutto gli interventi, anche vedo quelli fatti oggi, senza nessun particolare riferimento a nessuno, però c'è una situazione talmente veloce in movimento che si dimentica di cosa è accaduto pochi mesi fa, una settimana fa, e non si va oltre la prossima settimana, perché ormai nessuno riesce ad andare oltre a quello che è la gestione dell'immediato, dimenticando che c'è uno stallo politico in Parlamento che è tombale, nel senso che non è che l'elezione del Presidente della Repubblica è stata qualcosa di risolutivo, è stata proprio una parentesi che ha creato un evento mediatico molto seguito come campionato mondiale di calcio, ha visto parecchie milioni di italiani determinarsi come allenatore della squadra, suggeritore, peraltro la visibilità oggi molto più di massa di tanti parlamentari, fa sì che ognuno può davvero identificarsi, perché nel vedere i parlamentari a parlare in televisione chiunque può dire perché non ci sono io. Peraltro questo è molto semplice, e vedo letture di cui quello che io noto in modo particolare è non solo la sconfitta del modello Bersani, ma la sconfitta e nello stesso tempo il rilancio di quel modello di vocazione minoritaria, potestataria, eternamente antagonista dell'opposizione della sinistra italiana, che è quello che in qualche modo ha coagulato poi il nome di Rodotà, nel senso che noi io fossimo oggi qui con Rodotà che avesse vinto alla 24esima scrutinio, e arrivando a poco a poco per disperazione fino a 504 voti con i voti del centro-sinistra, dei grillini e una buona defezione, oggi avremo sicuramente una situazione completamente diversa, perché un Parlamento con un governo, qualcosa dei progetti davanti, delle forme elettorali, no, su ogni argomento avremo queste situazioni, però una parte del sistema mediatico, una parte del sistema politico, e bravissimo Grillo dal punto di vista di questo, è riuscito a far vedere in Rodotà non l'eterno perdente dopo Napolitano, perché Rodotà è quello che ha l'unico momento suo storico e dove ha sempre perso all'interno del PC, perché addirittura nel 92 Napolitano divenne migliorista, minoritario del PC, e quindi il liberale del PC, presidente della Camera, potendo il presidente del PDS di allora, che era Rodotà. Lascio perdere la parentesi radicale del 79, per cui non vedo questa grossissima questo cambiamento che ci sarebbe stato. D'altra parte è anche curioso come tutti vanno lì a spiegare questo, quest'altro, quest'altro, facendo l'errore più clamoroso che qualsiasi allenatore fa in una partita di calcio. Squadra che prende si cambia. Allora, se tu a questo punto, Grillo, punti sulla dotà e vedi che non va avanti, che è inchiodato a 220, 250 e poi scende, perché negli ultimi due scrutini ha preso almeno voti del terzo, e non è sblocchi, avendo una rosa di nomi,
proposta da te, non si capisce bene perché, cambi cavallo. Quello che è stato il comportamento di Grillo, che più nessuno gli dice, che il primo nome fatto da Grillo per il Presidente della Repubblica era Dario Fo, certamente non giovane, gerontocratico al massimo, sicuramente al top, il quale con un po' di buon senso ha detto non scherziamo, ed è stato messo non a caso della rosa dei nomi al decimo posto, in realtà nono, perché il decimo poi era Grillo che si è messo e si è autoporto. Dato soltanto per gli altri, è chiaro che se il primo, il secondo, il terzo, il quarto, cioè in qualsiasi paese è normale, quella è una rosa con cui potevi le trattative. E chiaramente il modo in cui Bersani ha gestito in modo un po' frontista prima, un po' di scontro di ciuccio dopo, ma soprattutto frontista, perché alla fine è perso, è lo stesso modo con cui ha sperato in un supporto di un governo la prima Repubblica con un appoggio esterno abbastanza ampio. Detto questo, io credo che tutta questa, così, questo prevedere la fine del PD, la fine del PD, ma io dico la fine del PD è già implicita in chi già la invoca da quando è nato. Il PD esiste come un acervo di tante anime. Chi ha frequentato un po' di riunioni si stupisce come c'è di tutto dentro. E uno come me, che nell'ultimo anno bene o male partecipa a qualche riunione su qualunque tema, non si trova mai ad essere più estremista, ma è sempre scavalcato da qualcuno, nel senso che qualcuno ti spieghi di essere più duro, più falcetto. E poi c'è una gestione della governabilità, diciamo, eccetera, è quello che non si è riuscito a fare, e l'errore di Bersani clamoroso è stato nel fidarsi del frontismo con Vendola, convinto che bastasse il frontismo con Vendola, vincere le elezioni, andare poi a governare e poi del tempo, non solo non ha vinto le elezioni, ma a distanza di 5 mesi dalle primarie e di meno di mesi ancora da quando sono state le liste, cioè, ricordiamoci che 5 mesi fa nel PD il 90% era schierato con Bersani, dei dirigenti eccetera, e Bersani ha mantenuto, cioè, abbiamo un accordo, eccetera, venga a fare le primarie, e la sua dichiarazione per la quale non voleva nessun accordo con i radicali, lasciamo perdere da parte radicale questo molto più tempo eventuali errori, ma fatta tutta la tara, è stata che voleva una legislazione tranquilla. Quanto sia tranquilla la legislazione, quanto si prevede sia tranquilla una legislazione, qualunque scelta che fa a 100 franchi tiratori all'interno di tutta la maggioranza, diciamo che è sicuramente molto più tranquilla la Democrazia Cristiana di vecchio, di vecchia memoria, come bene o male le correnti in qualche modo garantivano l'equilibrio. Detto questo, è chiaro che non può essere sufficiente l'invocazione della piazza. Il pensare che la piazza, come avanguardia di un popolo becero e silenzioso, domini e proponga e imponga, è un qualcosa che questo paese continua a essere vivo nella sinistra, ma perché mai la piazza davanti a Montecitorio dovrebbe avere più valore della piazza davanti a Berlusconi l'altro giorno in quel di Puglia, quella dei sindacati che il 1° maggio rivedrà in tanti posti dicendo. Allora, quest'idea che la piazza, con l'esasperazione e la comoda lettura che una parte dei media ne danno, perché è molto facile andare a intervistare, io ho visto le scene della contestazione di Franceschini, aspettavo chissà che cosa. Dopodiché, però, 4 che urlano chi passa, davvero non dovrei, non solo dovrei dire, visto che io oggi mi sono svegliato e sono venuto, e qualcuno ha ritenuto di festeggiare l'elezione da Politano regalando tutta la macchina, tutto attorno, se ne è evitato il portiere, eccetera. Ovviamente come consigliere comunale del PD, che in quel contesto vicino a casa, sotto casa, in quella macchina è riconoscibile, è chiaro che mi sfugge quale sia il motivo per cui basta che qualcheduno abbia una voce più forte degli altri, perché diventi la voce della piazza, del popolo, dei cittadini, degli italiani. Purtroppo la voce dei cittadini italiani, in un paese in cui la cosiddetta maggioranza silenziosa, teorizzata, mantenuta, eccetera, ha governato, è nato a posteriori, ci ha salvato da una certa stabilità del paese, molto come sta a dirlo, ed è abbastanza anche vero, perché quando la
Piazza ha preso il potere, non è che è riuscito sempre a dominare o comunque a fare delle proposte consistenti. Allora credo che su questo noi sicuramente dobbiamo dire che rabbia, disperazione, indignazione, incazzatura non bastano. Questo è troppo facile, c'è da chiunque. Il problema è quello delle proposte. Ed è sulle proposte che bisogna vedere cosa accadrà adesso. E io non so oggi un Presidente della Repubblica Rodotà al posto di Napolitano cosa direbbe e farebbe di diverso da quello che non so fra Napolitano, con un Parlamento che o mandi a votare, e mandi a votare al più presto, fatte salve tutte le cose che ci sono, ma dove se non c'è uno sbilanciamento netto verso una delle tre forze è chiaro che si riproduce la stessa situazione, o si va di fronte ad alcune riforme e in particolare quel del sistema elettorale che permetta, come si diceva prima, che qualcuno vinca e governi. Dopodiché, altrimenti viene comunque un continuo, tanto vero che questi, la parodia di queste cinque votazioni e poi la sesta di questi giorni è proprio questo, come c'è stata una specie di flashback con tutte le possibili soluzioni, dalle grandi intese al frontismo, a chi votò la scheda bianca, che usciva, che entrava, e con un gioco di scacchi all'interno del Parlamento, tra l'altro di bande che hanno dimostrato tutto ma di essere ben strutturate, perché non è facile in un'assemblea di mille che si vedono così, per cui molti li hanno letti, ritrovarsi immediatamente in comportamenti comuni. La cosa è dire tutti fuori scheda bianca, tutti fuori, e io vedi scheda bianca è già più complicato, e alla fine i 30, 40, 50 che hanno votato o non votato da parte del centro-sinistra sono comunque un segnale di che all'esterno viene percepita come ingovernabilità, l'incapacità di avere... Mentre oggi è chiaro che se andessimo a votare, oggi abbiamo elezioni in Friuli, vedremo cosa verrà fuori, ma se vedremo il risultato andasse a votare, è probabile che la capacità del centrodestra e del PDL di Berlusconi, PDL che senza L, quanti, con la L, pochi mesi fa e poche settimane fa, non era messo meglio del PD come si pensa oggi. Perché questa roba che sembra che il PD era inesistente, proprio era frantumato, addirittura in Piemonte diviso in 4-5 sottogruppi, ancora adesso il Parlamento, il gruppo regionale non esiste, il PDL c'è Fratelli d'Italia, c'è Progettazione, sono almeno più gli indipendenti, cioè sfido chiunque dei presenti a sapere in questo momento, nemmeno Manfredi, la collocazione del consiglio del PDL in regione Piemonte, nonostante lui sia di gomito, diciamo. Manfredi lavora in regione, ecco perché il gomito e si stava con le cose. Ecco, per cui io credo che oggi, dovessi dire cosa facciamo i radicali, non lo so, cioè, io so cosa penso. Credo che la questione di AGL sia definitivamente archiviata. Poi vedo all'interno del partito molti che la ripropongono di qua e di là. Non è archiviata la questione dell'amnistia, che probabilmente è la giustizia, che probabilmente viene anche rilanciata. Perché in un Parlamento così confuso, in questa roba qua, è abbastanza facile trovare probabilmente gruppi disposti a portare avanti la battaglia, anche soltanto per questioni di visibilità e altre cose. Però non è detto che poi ci si riesca. Peraltro Napolitano è il presidente che a fine mandato ha detto alcune cose che lo possono anche su questo tema inchiodare meglio per la seconda fase. Credo che la GL sia semplicemente un'esperienza archiviata, perché in un sistema elettorale come questo, se si va a votare, poi ci sarà un nuovo sistema, lo vedremo, pensare di rappresentarsi alle elezioni con liste che hanno zero possibilità di fare eletti e di giocare la partita nei tre schieramenti è non perdere tempo, lo dico molto franchezza, lo dico già adesso a futura memoria, e poi mi piacerebbe sempre quello che si dice venisse sottoscritto e venisse poi in qualche modo ricordato a distanza di settimane, mesi, perché poi c'è molto bello a dire io dicevo che, dopodiché se non sono particolarmente noto questa verificazione. Allora, per concludere, io credo che noi dobbiamo oggi, io continuo a pensare che la collocazione sia per quanto riguarda l'ideale, i contenuti, eccetera, in questo momento più facile per quanto riguarda i radicali sia nell'ambito e nel contesto del centro-sinistra. Lo dico con molta franchezza, ma un centro-sinistra che non abbia la vocazione barricadera, minoritaria, dello scontro frontale del protestatario dell'opposizione che da vento, dalla CGL e dalla sinistra italiana viene sempre
portati in piazza e visto come lo sbocca la soluzione magica. C'è la convinzione che un giorno un governo, Vendola con l'appoggio da parte dei Grillini e un pezzo del PD e qualcun altro, la maggioranza del 51% potrà governare, è un sogno di molti, glielo lascio, lo inseguiranno ancora, ma purtroppo non è questo. Credo che esista davvero una situazione molto grave di crisi istituzionale, i radicali che hanno sempre avuto un forte connotato che abbiamo individuato da molto tempo, oggi avere più consapevolezza, non è soltanto incazzati di essere fuori, perché nonostante tutto ormai siamo fuori dal Parlamento, siamo fuori da tutti i parlamenti, i nostri eletti sono proprio sporadici in alcuni enti locali, così per singole situazioni, non certo per la strategia generale, e la questione è che quindi credo che noi dobbiamo assolutamente, sembra che il presidenzialismo sia vedere come comportarci per il futuro. Non credo, e lo dico con molta franchezza, che la forza più radicale sia tra i migliori, perché se io guardo oggi i siti radicali italiani, trovo l'ultimo comunicato di prima pagina del 15 aprile, che dice Bonino. E Bonino è chiaro che è stata una nostra battaglia, Bonino presidente, ci ha messo la firma, non c'è stata nessuna possibilità concreta, nemmeno una conferenza stampa di 5 parlamentari contemporanea in Parlamento lo conessero. Qualche Giacchetti, qualcun altro, eccetera, i voti sono stati quelli che sono stati, abbiamo visti, ma nemmeno una proposta c'è stata. E se vedo l'ultimo comunicato sul nostro sito è Basilicata, riforma dello statuto regionale, se queste sono le premesse credo che dobbiamo ancora tirarci sulle mani e continuare. Qui è battuta, l'ho evitato, però tutto lì andiamo avanti sulle cose che stiamo facendo. Ne abbiamo messe troppi in cantiere, su troppi ponti, perché abbiamo il ponte con l'associazione del coordinamento di Pertorino, di Torresto, eccetera, abbiamo il referendum, abbiamo la raccolta di firme sull'eutanasia, peraltro abbiamo superato quello di Torino dai 1000 e chiaramente con un certo impegno, che è un impegno settimanale, non è quotidiano, però c'è e vede parecchi coinvolti. Abbiamo tante altre battaglie in corso, continuiamo a mantenere il pallino della legalità come un impegno, su questo non state continuare. Come strategia complessiva io credo che oggi la mia scelta, poi non condivisa da tutti, ma da molti in qualche modo presato, di stare attaccati al culo del PD in questo momento, proprio perché il PD è dal culo, rischia di essere la scelta migliore. Grazie Silvio. Sottolineo che non ho segnalato a Viale gli 8 minuti perché viene fatto un intervento da Presidente dei Radicali Italiani, visto che qui in qualità di Presidente dei Radicali Italiani al tavolo della Presidenza per questo. Per vostra fortuna non sono Presidente del PRT. Vedremo il prossimo congresso. No, si fa bella, vuoi vedere. Dunque, io intanto ho dimenticato, me ne scuso, non ho ringraziato Liberi TV che sta mandando in diretta i nostri lavori, quindi ringrazio molto il lavoro dei compagni, perché è un'occasione che ovviamente apprezziamo. Iscritti a parlare adesso Beatrice Pizzini, che è andata via. No. Antonello Polito, mi dispiace che abbiamo perso Beatrice, poi Antonella Nobile e Alberto Ventrini. Sì, io ringrazio nell'introduzione quanto evidenziato sulle, io insomma ho partecipato attivamente poco alla vita dell'associazione, ma insomma quando ho potuto, come dire, operare abbastanza direttamente da un punto di vista giuridico, insomma ci abbiamo provato e soprattutto appunto è stato fatto riferimento alle azioni popolari che abbiamo imbastito qui a Torino, principalmente appunto io e Alberto Ventrini, e poi l'abbiamo un po', come dire, anche grazie all'appoggio di uno studio di famiglia sul versante barese, e appunto abbiamo promosso le azioni popolari contro Cota e contro Vendola e altri 10 consiglieri pugliesi.
c'è da dire, c'è da risottolineare, tanto per cambiare, che a ogni elezione, che sia nazionale, che sia amministrativa, si ripropone ogni volta la stessa questione e sembra che, insomma, i nostri rappresentanti puntualmente la dimentichino, insomma, per cui ogni volta si presentano palesi situazioni di incompatibilità, ogni volta queste situazioni, se non sono, diciamo così, sollecitate da qualcuno, non vengono notate. E peraltro la condizione, quello che è successo in Puglia è stato anche abbastanza simpatico, perché consiglieri del PDL avevano fatto delle manifestazioni per far dimettere Vendola dall'incompatibilità, quando poi loro stessi risultavano incompatibili a livello nazionale, quindi insomma, diciamo, una qualcosa di abbastanza simpatico. Ma questo non è l'unico fronte su cui ci siamo mossi, perché pende ancora per tutto quest'anno la situazione relativa al garante regionale dei detenuti, che è una situazione anche quella di palese illegittimità. La ricordo in due parole: c'è una legge regionale della regione Piemonte che impone la nomina del garante e con tempi certi, insomma, quindi praticamente abbiamo che dal luglio 2010, credo, c'è questa situazione di non adempimento di una legge regionale, e per la quale ci siamo inventati questa diffida, inventati nel senso che abbiamo elaborato una strategia, diciamo, utilizzando una legge che permette di mettere in mora la pubblica amministrazione per ciò che non fa. E adesso abbiamo tutto quest'anno per dare seguito ad un eventuale corso di natura giurisdizionale. Ma sottolineo anche l'aspetto, sempre per quanto riguarda azioni di natura giuridica, l'esito dell'anagrafe degli eletti e dei nominati, un'altra iniziativa che abbiamo spinto appunto a realizzare dal punto di vista amministrativo, che, come è stato sottolineato nelle recentissime vicende che hanno coinvolto i consiglieri piemontesi, qualora fosse stata non solo realizzata, ma anche correttamente appunto realizzata fino in fondo, avrebbe probabilmente comportato, con la sua maggiore trasparenza, avrebbe comportato forse, non dico la possibilità di evitare, ma quantomeno di limitare gli scandali di natura, insomma, quanto sta venendo fuori da un punto di vista gestionale per quanto riguarda i nostri rappresentanti a livello locale. Appunto, da questo punto di vista, ribadisco l'ultimo aspetto, l'ultima battaglia che a livello nazionale si sta facendo, quella appunto sull'eutanasia, un'altra grande battaglia di civiltà, dove, insomma, i maggiori paesi a livello europeo e non solo hanno tutti una legge, un'espressione di questo diritto di ciascuno, che non viene realizzato, e che appunto ancora una volta i radicali si sono messi in piazza per realizzare. Ecco, con, diciamo, tutto questo bel cappello e bella premessa che appunto ancora una volta conferma, non solo, come dire, parte da un dato storico, ma lo attualizza di volta in volta, sulla presenza dei radicali, soprattutto sulla legalità, la legalità dello Stato in primis e poi di tutto il resto. Ecco, io mi chiedo, volendo dare un precipitato di natura politica a questo, perché una persona che ha scritto un libro che si intitola Il diritto di avere diritti,
o una persona che è stata, che è intervenuta direttamente nel dibattito, ricordo, su Eluana Englaro, direttamente nel dibattito del tempo, con ovviamente interventi come al solito puntuali e come dire, qualificati, come Stefano Rodotà, non sia stato appoggiato poi dal Partito Radicale, e invece che è rimasto un po' allo scoglio, ovviamente del tutto giustificato, ma comunque non è andato al di là della propria proposta su Emma Bonino, che per quanto ovviamente assolutamente condivisibile era la prima proposta, però come dire, poteva avere anche una, diciamo, un intervento di natura appunto, poteva un suo, come si dice ora, un endorsement sul nome di Rodotà, poteva, insomma, secondo me, o meglio, avrebbe dovuto, come dire, confermare anche da questo punto di vista la storia radicale. Io, insomma, diciamo, voglio solo porre la questione, non mi interessa dare una risposta, anche perché avrei anche paura a darla. Grazie. Antonella Nobile. Buonasera a tutti. Che cosa voglio dire, Rodotà, voi parlate, ma Rodotà credo che non abbia appoggiato dei referendum radicali. Non so se vi ricordate, allora vabbè, io dico delle cose. Innanzitutto voglio partire con uno spottone elettorale su Liberi TV, che vi ricordo che aveva fatto da poco un anno il compleanno, e quindi direttore, vedete, delle trasmissioni venerdì al 21. Però se volete scrivere, il direttore Gianni Palascione, ieri ho scritto alcune cose, vabbè, naturalmente sentendo un po' gli interventi ho preso un po' di appuntini, quindi vado un po' a braccio e sto un po' confusi, non lo so. Emma Bonino. Quindi Emma Bonino va bene, io non sono tanto, non ero proprio d'accordissimo con la scelta, poi una cosa che mi dispiaceva tantissimo sentir dire da più parti è Emma Bonino in quanto donna. Perché non è a questo punto, cioè Emma Bonino in quanto Emma Bonino, non in quanto Emma Bonino donna. Ma questa cosa, ogni volta che sento questa cosa da più parti, donna, mi viene sempre un brivido lungo la schiena, non lo so, io sento sempre, cioè perché sono contro le cose rosa, questa è spaziata, ho vinto tutta la mia battaglia così. Infatti, è una cosa terribile. Non voglio parlare del Presidente della Repubblica in quanto non ho ancora ben capito, non ho ancora metabolizzato tutto quello che c'è stato. Onestamente anche voglio capire le dichiarazioni domani, quello che fa, che cosa continua il cambio, le garanzie e tutto quanto. Anche se devo dire che non mi è piaciuto le ultime uscite di Napolitano in quanto non ha dato un mandato pieno a Bersani, potrebbe benissimo farlo... cioè prendere i voti in Parlamento e emergeva già subito una spaccatura e quindi ritornavamo subito alle ultime, quindi c'è stata una serie di impasto negli ultimi tempi. Credo che io ho detto distruggere va benissimo, però bisogna costruire. E ieri no, io ricordo che ieri era il 20 aprile, non era il 24 ottobre, poi è una spaccatura del PD. Questa classe di spaccatura del PD, come facciamo noi a tavolare di spaccatura del PD quando all'interno di Casa Radicale c'è una grande spaccatura? Parliamo di, cioè, noi in questo momento, che poi noi di Torino siamo in questo momento un po' alla gogna, siamo i cattivi, terribili. Insomma, non è che mi vedo che a questo punto c'è una manifestazione questa settimana di questo weekend di tutta la Roma, non c'è più nessuno, almeno la provoca c'era stata lì e poi non c'è nessuno, è una bella cosa. E in ogni caso, anche adesso non ne abbiamo, cioè vabbè, nel film poi non ha fatto emergere niente, perché io credo che già da tanto tempo il PD, ma io credo che il PD non abbia la paura di vincere, di non ricordare quello lì per vincere, ed era, se vi ricordate già dai tempi anche del PC,
quando stavano per mandare Andrea Peccato, c'è i comunisti che riuscivano a salvarlo ancora una volta. E da una parte queste cose le aveva riscatto già questa dirigenza non andiamo a nessuna parte con questa dirigenza non andiamo a nessuna parte, infatti non siamo andati da nessuna parte. Beh, sì, credo che non sia vincente, credo che il non ha voluto fare questa scelta vincente di Renzi anche del nuovo, anche per mettere alla prova così dire. E ha tenuto la vecchia guardia, che poi la vecchia guardia secondo me del PC, per cui io poi sono stata anche all'elezione, ho votato, e ho votato Renzi, veramente tutti quanti che votavano una vecchia guardia del PC che votava Bersani. Radicali, devo dire che ultimamente mi sembra, cioè non lo so, non ho sentito una dichiarazione di Emma Bonino in questo periodo. Un congresso tristissimo, tutti contro i dirigenti radicali, tutti contro Stadolini confermato. Non so che cosa c'è, cioè, che cosa alla fine, mi ricordo c'è quel grande intervento, non mi ricordo chi era, una che c'era la parola, una parte, non mi ricordo chi era. Cosso, infatti. Un grandissimo intervento, dicevo, oddio, lei sarà la nuova segretaria, invece. Confermati, sì, vabbè, gli hanno citato la candidatura, mi ricordo. Esatto, invece alla fine di confermati, ci ha mandato anche una bella lettera in questa settimana, un po' troppo lunga, non l'ho letta, forse ho capito bene, cioè moriremo e poi risorgeremo. Non so se riuscì a mandare una lettera questa settimana, non so se l'avete letta, che è una storia della storia del PC dal 58, dal 55, no, dal 55. Ah, turco. Vabbè, sempre fa parte, come si dice, della... La copertina della galassia, oppure il cerchio magico che vogliamo dire. Sappiamo tutto quello che vabbè, che cosa vuol dire? Che anche se siamo morti risorgeremo, cioè riesco a questo cadavere, che devo dire? Cioè questa è la fine, come diceva Ego, bisogna anche. Andata cioè, prima o dopo qua? L'hanno mandata qualche 2-3 giorni fa. No, allora. Alla fine devo dire che Igor ha detto che bisogna. Igor ha detto bisogna fare dei mattoncini, voglio ricordare che i mattoncini devono avere una parte solida, se no è fatta di sabbia e cade tutto il castello, come abbiamo visto ultimamente, anche l'Aquila come hanno fatto le carte, quindi dobbiamo avere una parte solida. Ecco, un'altra cosa che voglio dire è che io sono un'altra confusione perché volevo dire delle cose più sensate, cioè più ordinate. Ho la voglia di appartenere a questo gruppo Arietta, perché mi piace finalmente che, come si dice a Napoli, abbiamo alzato la testa rispetto a Roma, abbiamo alzato la testa con delle idee, finalmente c'è stata una cosa bella rispetto a e anche quella gaglietta, io dico la cosa un po' forte, è diventato un campo di battaglia, a me va bene perché come grido fa emergere delle crepe che a Roma ci sono già da tempo, che non vogliono prendere atto e non è un'associazione, finalmente non è un'associazione come le altre associazioni che dice tutti sì signore, ogni volta a Marco Pannella, devo dire che ultimamente a me non piace tanto la funzione di Pannella. Voglio rispondere anche a un altro che mi dice che se vuoi viene, secondo me è la cosa più democratica del mondo, se ti interessa la battaglia vieni, se non ti interessa la battaglia non venire, cioè se ti interessano le nostre idee vieni, che credo sia una cosa molto molto democratica. Però noi siamo visti come nemici e invece, ripeto, abbiamo alzato la testa finalmente rispetto a Roma e finalmente rispetto a Roma, ci sono delle lacerazioni, abbiamo visto come Roma si muove, che non, cioè, è stata una debacle totale, però nessuno ha il coraggio di dire a questa classe di dirigenza, cioè hanno il coraggio di dire però viene riconfermata, ecco, questa non, questa contraddizione io non riesco a capire di come funziona e come è tutta la situazione. Se qualcuno mi dicesse anche questa cosa di questa lista non l'ho capita. Un'altra cosa voglio sottolineare che una cosa su Grillo, visto che io ho un colonno sul fondo politico, per Grillo e potremmo nominare questo nome, che non mi piace per niente.
questo vale una riflessione, credo che sia una riflessione al Partito Radicale. C'è il Partito Radicale che dice sempre la televisione non ci guarda, la televisione non appariamo televisione, io faccio tutto tramite web. Quando io ho detto e Pannella poi tra l'altro politicamente, cioè televisivamente per me Pannella non ha dei problemi, forse è meglio televisivamente Spaderini, Pannella che comincia a fare la storia, io che sono radicale che mi comincia a fare la storia del Partito Radicale, che mi comincia a dire assolutamente di tutto, non voglio dire l'ultima trasmissione in cui ha discusso tutto, perché diciamo, non voglio sparare sulla Croce Rossa. Però voglio dire, Grillo che ha fatto tutto tramite web e non è mai andato in televisione, alla fine ha più spazio di tutti quanti. Questo secondo me è una cosa che dobbiamo assolutamente riflettere su questa cosa. E quando io ho parlato con molti dirigenti radicali di essere più presenti, io sono molto presente nei forum radicali, nel passeggio radicale, quando ho detto a dei dirigenti radicali, guardate che oggi non è conta andare in televisione, forse l'ultima cosa andare in televisione, conta, infatti ho visto anche ora con l'elezione del Presidente della Repubblica, conta il web, conta il movimento del web, da parte anche le culinarie sono state fatte attraverso il web, beh, nessuno se ne ha detto, ma non abbiamo il tempo. Che vuol dire non abbiamo il tempo? Beh, lì ti metti il tempo di stare lì, invece di stare lì a lamentarti. Tot ha avuto 20 minuti in televisione, quest'altro ha avuto 100 ore in televisione, quest'altro 100 ore. Grillo ha più ore e non si fa mai vedere, voglio dire. Questa è una bella lezione. L'orgoglio di appartenere all'associazione Aglietta perché ha usato la testa di questa vita. Alberto Ventrini, dato che non l'ho detto prima, dico che alla fine dell'intervento di Alberto Ventrini chiudiamo le iscrizioni a parlare. Brozza sappia che l'ho già iscritto io e scade anche il tempo per la presentazione delle mozioni generali e particolari. Alberto. Grazie Igor. Ma allora, noi ci siamo riconvocati oggi per la mozione statutaria del congresso ordinario di dicembre. Sono passati 4 mesi, ma in realtà sembra che siano passati 4 anni, se non 40, o forse 4 secoli, visto che nel frattempo si è dimesso il Papa, e quindi anche lo studio di 4 secoli. Quindi, adesso è una situazione in cui c'è un Papa dimissionario e un Presidente della Repubblica riconfermato, credo che quello che si poteva immaginare a dicembre era veramente fuori dal mondo. Ma per essere più seri, la situazione politica che avevamo a dicembre a livello locale e soprattutto a livello nazionale era qualcosa completamente diverso rispetto a quello che abbiamo di fronte oggi e soprattutto rispetto a quello che avremo di fronte nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che credo che nessuno possa, nemmeno il mago, ipotizzarlo o preconizzarlo in qualche modo. In questa situazione così aperta, così fluida, io credo che sia assolutamente necessario e fondamentale la presenza radicale. La presenza radicale a livello nazionale e ovviamente tutto quello che riguarda la nostra posizione torinese, il progetto torinese di associazione azienda. Però certo, se è cambiato tutto in questi mesi e ci siamo trovati veramente di fronte a un mondo che sta cambiando sotto gli occhi alla velocità, direi di ogni giorno, ogni minuto cambia, di questo dobbiamo prendere atto, ma dobbiamo prendere atto anche di quella che è la realtà che ci è cambiata, non soltanto a livello parlamentare, a livello di istituzioni, ma a livello di partiti, prima di tutto oggi, da ieri, la realtà del PD, che io non credo che sia morta. Ma certamente il PD di domani, se esisterà ancora, ci chiamerà PD e sarà qualcosa di paragonabile a quello di oggi, non sarà più quello di oggi, sarà qualcosa di completamente diverso. Ci sarà un altro PD, un PD2, ce ne saranno 2, 3 o 4, però questa è una realtà che vedremo, la scopriremo solo vivendo e di questo, appunto, torno a dire, è assolutamente necessario esserci. Silvio dice, e ho continuato a dirlo ancora oggi, dobbiamo stare al culo, dietro il culo del PD, soprattutto adesso che è del culo. Certo, questo è fondamentale e io sono d'accordo con lui. Ovviamente dovremo vedere quale PD o quale pezzo di PD o quale dei tanti innumerevoli PD che avevo di fronte. Il problema però, per quello che ci riguarda più specificamente, in realtà è un altro.
e cioè è un problema nostro radicale, perché se il PD è imploso ed è, se non morto, comunque in una situazione direi di coma profondo, altrettanto si può dire da due mesi, da tre mesi, del Partito Radicale. Uso questo termine volutamente per parlare di quella che è la galassia, di quello che è il mondo e la variegata serie di associazioni e di gruppi che fanno capo al Movimento Radicale. E credo che di questa situazione se ne debba prendere atto, dobbiamo prendere atto tutti noi, a partire da quella che è stata il momento forse ultimo e decisivo di quella che è una situazione che da tanti anni andava avanti e che è arrivata appunto all'implosione finale, secondo me, che è quella delle ultime elezioni. Quello che ha portato alle ultime elezioni e di quello che è stato poi ovviamente il risultato, che definire disastroso credo che sia minimo, perché quando un partito è ridotto allo 0,2%, cioè il prefisso telefonico nemmeno del Sud Italia, ma quello di Milano, io credo che veramente o se ne prende atto o se no si è fuori dal mondo. E si è arrivati a questo risultato, ripeto, supportato di anni di una situazione che anche qui da Torino è stata più volte denunciata e sottolineata, che però evidentemente non è servito e non è bastato. La stessa vicenda elettorale, cioè come si è arrivati a costituire questa lista, i tempi, i modi, il metodo di assoluta non condivisione della presentazione di questa lista, il merito di questa lista che era partita con una cosa che potrebbe essere discutibile, ma poteva avere un suo senso, cioè la presentazione di una lista di scopo, le previsioni erano quelle che erano, io credo che nessuno si potesse illudere di arrivare forse all'1%, voglio dire, una lista di scopo che raccogliesse un numero di personalità le più diverse, culturalmente, politicamente, che sostenessero appunto uno scopo, cioè la battaglia sulla mutina, la battaglia sulla giustizia, in realtà si è rivelato fin da subito dico una colpa perché sarebbe una parola forte, ma perlomeno una presa in giro grossa come una casa, perché poi abbiamo avuto una lista di militanti di dirigenti radicali e da questo punto di vista, a nome personale, perché ovviamente non rappresento nulla, credo di potermi, di dovermi scusare anche con quelli che sono state le uniche due persone in Italia che ci hanno creduto al di fuori di quello dell'universo radicale, lo citava prima, uno era presente qua, l'avvocato Mauro Letrini, l'altro professor Marcello Gallo, che hanno messo la faccia, si sono esposti in prima persona di fronte a prendere questo bagno, a prendere questo disastro radicale, quando invece in tutta Italia non c'è stata una sola personalità, il partito non è riuscito a portare una sola personalità al di fuori di quella che era il nostro mondo a presentarsi in queste liste. E queste sono cose che in qualche modo non vanno, non possono e non devono essere dimenticate. E allora, detto questo, questo è il modo in cui si è arrivati, un disastro totale, questo è il risultato, un disastro totale, e se vogliamo paragonare la situazione nostra con la situazione che dicevo prima del PD che abbiamo di fronte in questi giorni, in queste ore, balza all'occhio una differenza assoluta e sostanziale ed evidente, e che cioè nel PD si è preso atto di fronte al disastro, di fronte a quello che è stato il disastro elettorale, il disastro di questi 50 giorni dopo le elezioni, il disastro di questa elezione del Presidente della Repubblica, che cosa è successo? Che la leadership ha preso atto e si è dimessa, si è fatta da parte. Si è fatto da parte Bersani, si è fatto da parte la Bindi, si è fatto da parte Letta, si è fatto da parte tutta la segreteria e la direzione del PD, e da domani sarà qualcos'altro. Avete visto voi qualche cosa di simile, di lontanamente paragonabile in casa radicale? Non solo non c'è stato nessuno che abbia detto mi faccio da parte, mi dimetto, su qualcosa da dimettermi, faccio autocritica, poi sono termine magari. Esatto, si sono autodimessi. Che abbia fatto non un'autocritica in stile staliniano o stalinista, ma abbia detto ma forse qualche cosa si è sbagliato, magari forse potrebbe essere fatto meglio. No, sappiamo quello che è successo, una vicenda assolutamente vergognosa, assolutamente non uso altri aggettivi perché penso che potrei trascendere, cioè si è attaccato e si è data la responsabilità del fallimento totale, assoluto di un'elezione, di una lista, di un progetto politico, perché di questo si parla, si è dato questa totale responsabilità, si è scaricata addosso a Silvio Viala e insieme a Silvio Viala all'associazione Aglietta e Radicali Piemontesi, trei sulla base di accuse totalmente false, totalmente inventate, totalmente prive di qualsiasi riscontro, di aver fatto le peggio cose, non potrei ripetere perché sono sotto gli occhi di tutti e tutti sappiamo di cosa si tratta. E questa è una vicenda che non si può dimenticare, una vicenda che io personalmente, io umile militante di provincia da quasi 40 anni, io che da 40 anni in qualche modo cerco
di fare il militante radicale, di portare avanti nel mio piccolo quelle che sono le idee, le battaglie e il metodo che mi ha insegnato il Partito Radicale, che mi ha insegnato Marco Pannella, mi hanno insegnato gli altri dirigenti radicali che più o meno ho potuto conoscere in questi decenni. Io voglio dire, io questo non lo dimentico, non lo posso dimenticare, non lo posso, e soprattutto non posso passarci su. Perché io oggi dico che questo non è più il mio partito. Questo è stato per anni e continua a essere ancora oggi il partito delle battaglie, delle idee, di credo, del metodo radicale che mi è stato insegnato e che ancora oggi credo che sia fondamentale anche in questa situazione attuale politica, ma questo, quello che c'è a Roma, non è più il mio partito. Ed è per questo che dico. Vi chiederete forse perché sono qua, avrei potuto starmene a casa, non in giro visto che oggi piove, magari qui è una sede riparata. Sono qui perché ci tengo, sono qui perché ci tengo, perché continuo a essere e a ritenermi radicale e a pretendere che nessuno mi dia la patente di radicale e si arrogi il diritto di dare a me come a nessun altro la patente di radicale, e continuo a credere nelle battaglie radicali, per prima quella sull'eutanasia, che oggi finalmente, dopo tanti anni che io del mio tipo sostenevo che dovesse essere la battaglia centrale, radicale, così come era stata negli anni 70 quella del divorzio, negli anni 70-80 quella dell'aborto, la battaglia radicale che sparigliava il fronte politico e che sparigliava soprattutto e metteva le coscienze di ognuno davanti a un problema che tutti ormai più o meno sentiamo e conosciamo. E la battaglia sull'eutanasia, almeno in quello che è la nostra piccola esperienza, la nostra piccola esperienza torinese, è una battaglia che sta avendo un successo enorme. Io mi auguro che sia così anche in tutta Italia, non lo so se il numero di firme raccolte sia paragonabile a quello torinese, ma se così è, credo che avrà sicuramente un grosso successo e sarà negli anni futuri centrale nel dibattito politico e sociale in Italia. E allora sono qui per la battaglia sulla eutanasia, sono qui per le altre battaglie radicali e sono qui nella speranza, dicevo, tutto è cambiato, tutto sta cambiando e tutto cambierà nei prossimi settimane, prossimi mesi. Io mi auguro che qualche cosa possa cambiare anche quella che è la baracca, però non riesco a... Qualcosa cambierà anche in quella che è la nostra benedetta o maledetta baracca radicale. Sono molto pessimista su questo, perché i primi segnali, non soltanto quelli che ho detto, la mancanza assoluta non solo di autocritica ma di un minimo di ripensamento su quello che ho fatto, non c'è stato, ma lo vedo anche, lo tocco, come lo dicevo prima, sì, la stessa cosa che pensavo io ho aperto stamattina la pagina web radicali.it e c'è l'ultimo comunicato, 15 aprile, Emma Bonino. Cioè, siamo stati, scusate, veramente, è stato un sintomo di onanismo politico assoluto in queste settimane. Qualcuno di voi ha visto o ha sentito un minimo di iniziativa radicale? Di iniziativa radicale sulla presidenza di Emma Bonino. Soltanto appunto queste enormi, scusate il termine, enormi seghe sui sondaggi. Abbiamo spalato il fango sui sondaggi in tempo di elezioni e adesso pendiamo dalle labbra del sondaggio, non so quanto attendibile, su un'elezione alla quale tutti sanno ovviamente che non vota la gente ma votano i parlamentari. E proprio perché votano i parlamentari, bisognava, come si è fatto ad esempio nel 99, poi è andata male, in carità, come si è cercato di fare in tante altre occasioni, si doveva fare politica. E questo non è stato fatto. In questi mesi il Partito Radicale, o come vogliamo chiamarlo, anche sulla vicenda dell'elezione, della possibilità di eleggere Emma al Quirinale, non ha fatto politica. Noi siamo oggi, il partito oggi è a Giulianova, a Pazzi, non so bene che cosa, quando la vicenda centrale italiana è a Roma, cioè oggi, voglio dire, questi stanno a Roma tutto l'anno, quando bisogna stare a Roma a fare politica, a fare quello che puoi, certo, se fuori dal Parlamento non puoi fare molto di più, ma voglio dire, benedetti Dio, ci sono sti mille grandi elettori, in qualche modo vuoi avere un qualche tipo di iniziativa di interlocuzione con queste persone per cercare in qualche modo di arrivare alla elezione? E allora se troppo folla fuori noi ce ne andiamo a Giulianova, per carità, va benissimo, fatevi le vostre robe a Giulianova, però allora a questo punto scusate, ma questo non è il mio partito. Perché allora a questo punto, se io devo stare lì alla televisione a tifare come tifo quando guardo le partite sperando che venga fuori il nome di Emma Bonino, sapendo che gli altri mi interessano completamente di quella che è questa vicenda fondamentale e centrale, allora forse qualcuno mi fa anche venire il cattivo pensiero che magari qualcuno al nostro interno non voleva Emma Bonino. Allora, detto questo, e scusandomi per lo sfogo, il futuro di questa associazione,
in questo ambito io credo che sia fondamentale continuare perlomeno a mantenere questa fiammella di battaglia e di idee e di politica radicale su Torino, nella speranza, ripeto, purtroppo sono pessimista per natura, che qualche cosa possa cambiare anche a Roma e negli equilibri nazionali del nostro partito e del nostro movimento. Per arrivare a questo punto proprio sulle cose in mente, la situazione nostra è quella che la conosciamo, io credo che sia, ne abbiamo parlato e adesso poi vedremo nei prossimi minuti, nelle prossime ore, quale potrà essere, credo che forse oggi in questa situazione sia fondamentale mantenere la posizione, mantenere quella che è l'interlocuzione con le altre forze politiche che così bene sta portata da Ivo, da Silvio, da Giulio in questi anni, che ne vediamo risultati da Ivo per venire in avanti su Torino, mantenere queste battaglie, mantenere questa posizione. Per quello che riguarda la nostra, il nostro specifico, forse il metodo può essere quello della collegialità, per non lasciare singole persone, quelli che sono oggi molti oneri, pochissimi nuovi, di doversi accollare una posizione di segreteria, di segreteria o di altre posizioni di rappresentanza della nostra persona. Il metodo collegiale è il metodo anche di condivisione di quelle che saranno non soltanto le battaglie iniziative, ma anche di quelle che saranno le scelte future, immediate, fin da domani, qui arrivo veramente sul sottoscala e sulle cose minime, però voglio dire, la sede la teniamo, non la teniamo, ne teniamo un'altra. Fare politica è necessario avere un punto di riferimento per fare politica, la sede serve, ma dobbiamo fare i conti, veramente i conti della serva, perché dobbiamo arrivare a fine mese e questo è un problema non solo nostro, ma di tanti italiani in questo periodo. E allora questi dovranno essere, ripeto, magari sono piccole cose, ma sono cose che contano, perché poi alla fine per avere grandi principi, grandi ideali, ma se, come si diceva, non c'è l'obbligo di uno scellino, di un quotidiano, è un modo di tutti uno scellino, la politica non va avanti, non ha gambe per potersi portare avanti il quotidiano. Quindi io credo che chiediamo la posizione, se è possibile, la chiediamo almeno alla fine di questo anno, al prossimo congresso ordinario di nostro, della situazione all'Ietta, vediamo che cosa succede, la situazione generale cambia di minuto in minuto e vediamo se riusciremo a resistere ancora una volta e a mantenere quella che è una fiammella di battaglie di cui era d'Italia. Alberto Mariano Ferrentino, è scaduto il termine per iscriversi a parlare ed è scaduto il termine per la presentazione delle mozioni. Ringrazio Claudio Bigi della UAR che è qui con noi, lo ringrazio in particolare perché insieme all'UAR stiamo facendo una raccolta firme rispetto al progetto di legge eutanasia che sta andando molto bene, sono state raccolte quasi 1000 firme. Abbiamo raccolto la firma insieme di Umberto Veronesi fuori da Cagnano, ma al di là della firma prestigiosa di Veronesi c'è una correre ai tavoli quando li apriamo, che è una cosa che non vedevamo da tempo, questo ci fa piacere, andremo avanti insieme. Grazie di essere con noi. Mariano Ferrentino, poi Massimo Di Braccio. Ma io cose da dire ne avrei tante, però poi alla fine tentando di come dire, di fare un po' una scaletta, mi sono reso conto che avrei finito col dire sempre le stesse cose che ormai vado dicendo da qualche anno e soprattutto negli ultimi mesi, per cui non so a cosa possa servire. Indubbiamente nel frattempo il mondo è tutto cambiato, soprattutto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sono avvenute delle cose che hanno cambiato di molto così certi scenari nei quali ritenevamo di poter avere, però tutto sommato anche là non è che sia poi successo molto rispetto a noi radicali, che noi radicali o perlomeno i radicali che non si gonfiano da soli fanno come dire, si autoesaltano e riescono a convincersi all'interno dello spazio, soprattutto di Radio Radicale, che se qualcuno di voi è Radio Radicale dipendente come me da qualche decennio, come dire, sarà certamente capace di seguirmi in questo ragionamento. Insomma, noi riusciamo ad avviare delle cose su
su Radio Radicale, partendo un po' in basso tono, ma poi rapidamente riusciamo a convincerci che l'universo mondo è in ascolto di quello che stiamo dicendo, che ciò che avviene in Radio Radicale, che le adesioni che riusciamo a raccogliere con la fatica, ritengo, immane dei poveracci che vanno a chiedere l'intervista o che vanno a fare i tentativi di coinvolgere altri, peraltro, no, alla fine riteniamo di, poi c'è Savanella che da un po' di tempo a questa parte anche lui usa citare delle percentuali di che trae da chissà quali sue fonti, per cui alla fine dice vabbè, forse a me mancano quelle fonti e hanno ragione loro. Poi però arriviamo ai risultati e Emma Bonino, che aveva preso 15 voti, se ricordo bene, nelle ultime elezioni presidenziali, quando... Quanti? 13. Quanti? 13. Bene, non c'è arrivata nemmeno stavolta. 14. Ah, ah, bene. Allora siamo andati avanti un po'. Allora dico cose decisamente sbagliate. Però dico un'altra cosa che difficilmente mi si può contestare, che Pannella si è riempito la bocca recentemente, e questo già l'ho detto ai compagni che, come dire, hanno purtroppo la disgrazia di dovermi ascoltare, perché lavoriamo assieme e quella è l'unica realtà che esiste per me, e poi ci arrivo subito tra un attimo. Pannella recentemente si è glorificato del fatto che poi alla fine delle ultime elezioni ben 60.000 persone avevano votato per la lista AGL. No? Ora, 60.000 persone in 60 anni di attività politica, cazzo se sono un bel successo. E considerando che proprio in quelle ore, mentre Pannella diceva quella cosa, c'era stata una ragazza, credo di poco più di 20 anni, che aveva chiesto adesione ad una sua iniziativa, non mi ricordo nemmeno più di cosa si trattasse. Certo è che utilizzando gli strumenti attuali con i quali si cerca consenso e si cercano adesione, si cerca, no, condivisione, no? Le famose parole di Pannella, come quelle parole che dice lui quando dice la... ogni massacro di legalità. No, sto dicendo della comunione, le comunioni, eccetera. La comunione che ha ottenuto quella ragazza in 4 ore era 100.000 adesioni, no? 100.000 adesioni, Pannella dopo 60 anni si glorificava dei 60.000 che avevano votato per le liste AGL. Ognuno si contenta come vuole, cioè gode di quello che trova. Ma detto questo, non voglio più spendere la parola, perché un'altra cosa che avevo tentato nelle ultime settimane era di capire se riuscivo, come dire, ad avviare una sorta di mini frana che potesse portare a qualcosa che potesse in qualche modo configurarsi come una rigenerazione radicale, rifondazione radicale, risorgimento radicale, roba del genere. Sapevo bene che era una battaglia persa in partenza, perché finché Pannella c'è, e certamente non voglio io entrare in quella schiera ignobile, certamente, no, di sciacalli che aspettano la morte di Pannella, ma rimane il fatto che finché Pannella c'è non si potrà mai fare niente che sarà diverso o altro da quello che Pannella decide, definisce, stabilisce. L'ortodossia, quello che mi dà fastidio di più, è che in un partito laico come il nostro, in un partito che ha fatto del non fideismo, no, la propria bandiera di sempre, noi abbiamo colui che detta l'ortodossia, colui che detta il canone, perché giriamola come vogliamo, no? Ma tutto ciò che non è elaborato dalla mente somma e magari rimasticato dal cerchio magico, non ha nessuno spazio di esistenza, non c'è nessuna possibilità di interlocuzione vera con Pannella se non sei nello schifoso cerchio magico di Leccaculo Romani, con i palloni e i palloncini che sappiamo. Quando parlo di pallone parlo di Angelo Bandinelli, quando parlo di palloncino parlo di Walter Vecello, no, giusto per fare nomi e cognomi, perché non sono abituato a, come dire, a nascondermi dietro nessun dito. E giù di lì, perché attenzione, non è che
la cosa si esaurisce lì. Abbiamo alcuni anche rappresentanti femminili che ormai si sono ben piazzati, insomma, nel leccaculismo radicale. Abbiamo vecchi e nuovi leccaculi, curi di piombo, ma insomma c'è di tutto, c'è da potersi scegliere i propri riferimenti privilegiati. Detto questo, io sono nell'associazione radicale Adelaide Dietta, che è un'associazione che io spero che possa, come dire, sopravvivere alla deflagrazione radicale che è in atto, perché qua stiamo parlando della deflagrazione del PD, ma la deflagrazione radicale, ora che si sono tolti anche l'ultima residua illusione, perché non poteva essere altro che un'illusione, perché cioè noi parliamo di Grillo che ha detto io e io, o votate me o non votate nessuno, o votate quello che scelgo io oppure non vale nessun tipo di discorso altro, e noi invece abbiamo detto o votiamo Emma Bonino o niente. Attenzione, ma quando Emma Bonino, per carità, che io stimo, ammiro, di cui riconosco la grandezza immensa e incommensurabile, si è capito chiaramente che non l'avrebbe votato nessuno, tentare magari di dire ma forse anche Rodotà ci poteva star bene, che attenzione, Rodotà è stato un radicale, è stata una persona che ha avuto sempre le idee chiare, è uno che si è posizionato rispetto alle varie anime del PD, PDS, PTD, PC e per là, sempre in modi che non credo che nell'ortodossia radicale si sia potuto mai dire che erano cose assurde, no? Dopodiché c'era una concreta possibilità che Rodotà potesse avere una convergenza di consensi. Avessi sentito uno radicale, che avesse detto, bene, prendiamo atto del fatto che Emma Bonino non ce la voteranno mai, prendiamone atto, e vediamo un attimino se riusciamo a contribuire alle elezioni di uno che tutto sommato non fa proprio schifo. Niente, 8 minuti, vabbè, chiudo. Insisto, ribadisco una cosa. Sono felice di far parte di questa associazione, come sentite dal mio accento io sono chiaramente napoletano, vivo a Trieste da 22 anni, sono fiero di avere... di essere torinese mai, non me lo sentirai mai dire, mi pare Antonello, ma sono fiero di far parte di questa associazione che ho contribuito a fondare, giusto dal primo momento, spero che di poterci rimanere degnamente fino a... alla fine loro, non mia. E buon, andiamo avanti. Allora, Massimo Di Braccio con Giulio Manfredi e Gigi Grossa. Massimo Di Braccio che è del direttivo di Letter Torino. Resistiamo in silenzio, che si sente troppo rumore. Igor mi ha iniziato con un gesto a parlare. Io non ero preparato, mi sono scritto degli appunti sul telefono, non dovevo avere cosa da dire. Non ho un pensiero organico da proporvi, però solo qualche spunto magari. Sì. Assieme a Igor e a Gigi Brossa, poi dopo è arrivato Castellani, ma abbiamo cominciato noi tre, ho fondato Idee per Torino. Tuttora in piedi, una cosa che si occupa della città, ha uno spirito diverso da quello dei radicali, perché ha più a che fare con le cose, diciamo così, locali, no? Che sono con quelle transnazionali e ad amplissimo spettro, no? Di cui si occupa il partito radicale. Mi ha colpito il fatto che i radicali però siano stati gli unici amici di questo gruppo, no? Non abbiamo trovato nel corso del tempo grandi sponde, è stato più facile avere a che fare con voi che non avere a che fare con il Partito Democratico, no? Questa è, credo, per me una questione molto gratificante, ho avuto a che fare con Igor, qualche volta con Manfredi, sempre con Silvia, che non so se c'è ancora, avendo la sensazione di una
fratellanza valoriale, per cui poi parlando insomma ho cominciato ad apprezzare, fino addirittura a pensare di essere un radicale, infatti mi sono ho imparato moltissime cose, pur nelle non numerose discussioni a cui ho partecipato, qui per esempio non ero mai venuto, e credo che il Partito Radicale sia fatto di moda, perlomeno questo gruppo di persone che qua, con cui ho avuto a che fare, adesso penso che i romani sono perduti, è un'altra storia, credo che è un bene prezioso, qualcosa di cui insomma ci sia del valore che dobbiate essere consapevoli. Volevo quindi restituire alcuni aspetti del valore e alcuni aspetti invece in cui credo che possiate cambiare, anzi dobbiate cambiare, perché è più facile per un occhio esterno vedere certe cose che non per chi ci sta dentro, soprattutto se ci sta dentro da tanto tempo, no? Quindi questo scambio credo che sia utile. Allora vi dico una serie di cose così sparse, no? Per esempio mi colpisce molto tutta la vostra diagnosi sulla politica, no? Quello che è successo nei giorni scorsi, vissuto come un cambiamento radicale, cioè, se io guardo questa cosa dall'esterno, io insomma, cerco di praticare un po' ogni tanto le arti dei buddisti, cioè non è successo assolutamente niente che non ci fosse già prima, no? Quindi tutta questa trasformazione è un caos ripetitivo in cui in diversi momenti prevalgono certe forze, poi scendono un po' di intensità e se ne innalzano altre, ma il quadro sostanzialmente è sempre lo stesso. Quindi credo che non ci sia niente di diverso di quello che c'era qualche mese fa. Se uno era ottimista qualche mese fa, può essere oggi, forse oggi può essere un po' di più, no? Nel senso che la frammentazione che è emersa appare più chiara, no? Di come fosse ai tempi delle primarie, dove sembrava che ci fossero due partiti democratici, adesso invece sembra che ci sono diversi altri. Quindi credo che la cosa che conta sia quello che siete voi, no? Cioè, quello che ciascuno di noi è, no? C'è una frase di un libro di un buddista tibetano che mi ha cambiato per sempre e che ha, diciamo così, fondato verbalmente, no? con un mantra l'ottimismo, e suona così: tutto comincia oggi, nei fatti non c'è un'evoluzione, nella storia non c'è niente che oggi sia un declino e prima, c'è quello che noi vogliamo e possiamo fare. I radicali hanno delle cose buone, queste cose devono essere messe in campo, mutuando le altre che invece sono pezzi che in quella cultura non ci sono e che forse possono essere sviluppati. Per esempio, il collegamento, diciamo così, con il popolo, no? I radicali sono produttori di idee, sì, nella mia percezione, no? Si ancora non ha una tradizione. Sono molto attenti ai temi dei diritti e nel tempo hanno coltivato, no, con grande finezza e controcorrente moltissimi diritti importanti che poi si sono affermati. E questa è una nobilissima tradizione che fonda proprio il vostro modo di essere. Però c'è anche la gente, cioè la gente non vive di diritti, vive di economia, di lavoro, oggi difficoltosamente, e parla di altre cose. Ho la sensazione, ho sempre avuto la sensazione che i radicali abbiano in questo una totale inadeguatezza, cioè non sono capaci a mettersi in rapporto, e questo mettersi in rapporto impedisce di incorporare delle cose e di ampliare i temi, ampliare le reti, ampliare il consenso. Quindi questo ottimismo, no, rispetto alle persone è quello che io sento rispetto a me di differenza, no? Sostanziale. Cioè, io ho la sensazione di poter estrarre delle cose, metterle nel mio programma con chiunque abbia a che fare, no? E di poter in qualche modo, diciamo così, lavorare a partire anche senza nessuna rete, senza nessun riferimento valoriale, senza nessun decalogo, no? Cioè, non c'ho bisogno di eredità. In questo sono abbastanza forse superficiale, per cui
mi muovo in maniera caotica e mi trovo bene dove c'è il caos. Infatti, ho dato una mano a costruire la mia metodologia di idee per Torino, no? All'inizio, ma anche adesso, per me la cosa più naturale è metterci qua dentro a lavorare insieme su un nuovo programma. Ecco, questo è un altro tema. Voi parlate molto e lo stile è molto quello della politica, per cui ognuno ha il suo spazio di discorso, si prepara il discorso, fa la sua eloquio, dentro quel discorso di solito i concetti possono essere rappresentati in 30 secondi e sarebbe più che sufficiente, però Igor ci dà 8 minuti, quindi è la politica nel senso ateniese probabilmente, no? Che tutti possono dire la propria, è aperta, ma è molto molto dispersiva e restringe anche le possibilità da un lato di produrre idee. Se voi vi mettete a scrivere il programma per l'Italia, secondo me potreste fare rapidamente un buon programma, poi da confrontare con quello dei democratici e di quant'altri, ma sarebbe un altro modo di lavorare, molto più produttivo, molto meno rituale, molto meno forse soddisfacente per certi aspetti, diciamo così, di serenità, no? Perché se ti devi confrontare col caos, insomma, un po' ti fa agitare, ma forse più produttivo. Allora, le strategie e leadership. Allora, quando c'è un gruppo di persone così in gamba, come siete voi, cioè l'obiettivo non deve essere quello massimo. Quindi se uno deve partire da qua per dire facciamo una cosa nuova, deve alzare al massimo e quindi deve partire pensando se dipendesse solo da me, che cosa farei? No? Cioè proprio così, cioè lasciando in qualche modo l'io volare e confrontando con l'io degli altri che vola, però deve volare. No, dopo ci si pone dei vincoli, dei limiti, no? Quindi i programmi devono essere alti, la logica deve essere proprio quella della strategia. Allora, in una situazione di crisi come questa, cui vi sentite lavorati dai romani, io non so niente di questo, ho solo sentito Pannella, perché ho preso il gusto di ascoltare la biografica in macchina, per cui appena salgo in macchina accendo la radio. Non ascolto altre radio, qualunque cosa ci sia mi piace. Per me io adoro Radio Radicale, sono meno ossessivo forse di Mariano, però mi piace. Sei il primo stadio. Cioè, il primo stadio. Okay. Allora, c'era Pannella che parlava la sera con quel giornalista, ciociaro che avete voi, con quel buffo accento. Ma Pannella era evidentemente un uomo molto anziano, coltissimo, ma con grossi problemi ormai ad articolare il suo pensiero, era seguire una linea, no? Cioè lui, c'era questo giornalista che cercava di dargli una botta di qua, una di là, per tenere un qualche senso del discorso. Insomma, un partito non può più essere guidato da un leader così, no? Bisogna che un gruppo di giovani uomini, trentenni, quarantenni, uomini in senso fatto, uomini e donne, anche animali se volete, si metta insieme per cambiare questa situazione, sapendo che c'è dentro del valore, delle autorità, delle cose che ha imparato da questa storia, da quei leader, da quei miti, da quei racconti, e però andando avanti, cambiando lo schema. Ultimo pensiero, poi ho finito, probabilmente bisogna trovare le alleanze. Voi siete bravi a fare le alleanze, però una cosa è fare le alleanze rimanendo diverse, una cosa è fare le alleanze cercando di guidare gli altri, questa è la questione. Perché bisogna avere un approccio, un metodo, un'ambizione per guidare gli altri. Io l'altro giorno sono andato, vabbè, se fosse un aneddoto, volevo fare un pizzicare il dosso, ma non lo faccio. Quindi credo che voi possiate in qualche maniera provare a fare questo salto. Io sono qua, insomma, sono marginale, ma posso dare una mano in questo percorso. Grazie Massimo, Giulio Manfredi e poi Gigi Grossa. Gli ascoltatori di Liberi TV e i ascoltatori di Radio Radicale non riescono a vedere com'è questa sala. In questa sala ci sono, credo, dei tazzebà o dei cartelli che riassumono, credo, quello che abbiamo fatto in questi 4 mesi, dal dicembre scorso, ma anche l'evoluzione, spero.
c'è subito l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, l'ha già detto qualcun altro, fatto, perché c'è la legge regionale 17 del 21 dicembre 2012 su questo, e grazie a questo, attaccandoci a questo, c'è anche Monferino a casa, cioè l'assessore Paolo Monferino, che ha continuato tenacemente, pervicacemente a rifiutare di rendere pubblici i propri redditi del proprio patrimonio, è andato a casa, certo per altre ragioni, ma anche per questo. Quindi una prima applicazione. Quindi il diritto, con Massimo Di Braccio occorrerebbe parlare alcune ore, quindi non parlo adesso, però la lotta per il diritto, non il diritto della gente, il diritto dei cittadini, Massimo, i cittadini, qui forse ti manca un po' di cultura radicale, i cittadini appunto, riuscire attraverso la legge, il diritto a ottenere nuove leggi, premia, colpisce, è la legge, il diritto modifica le sorti e la vita delle persone, quella in parte di Paolo Monferino e quella di altri, perché noi continuiamo su questo, con la nostra richiesta che proprio sull'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, finalmente i consiglieri regionali, i cittadini, non la gente, i cittadini sappiano finalmente che cosa è stato speso dai loro consiglieri regionali. Su questo abbiamo fatto un comunicato, ma su questo manderemo l'ennesima letterina al Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattani, al Presidente dei gruppi consigliari, perché non basta che la magistratura indaghi, ma i cittadini, non la gente, devono conoscere. Devono conoscere perché, per esempio, magari per la legge che un consigliere regionale leghista acquisti 6 mandati da Mucca e gli regali con i soldi dei cittadini piemontesi alle fiere nei mercati può anche essere non illegale, però il fatto che lo conoscano i cittadini, 4 milioni di cittadini piemontesi, per me è importante per vedere come i soldi loro vengano utilizzati. Andiamo avanti, sulla destra siamo in computer, informazioni popolari per costringere Cota e Vendola rispetto alla legge sulle incompatibilità, fatto, dovremmo scrivere fatto, perché Cota, Vendola più 10 si sono dimessi, ma occorre andare avanti, i compagni campani hanno delle situazioni di incompatibilità in Campania, speriamo che proprio facendo tesoro del lavoro degli avvocati nostri, Alberto Ventrini, Antonio Polito, sul padre Giuseppe a Napoli, Giuseppe Polito a Bari, scusate, anche in Campania, anche in Lombardia, dove lo ricordo, c'è una situazione patente ed evidente, Mario Mantovani riassume su di sé 5 cariche e 3 situazioni di incompatibilità, essendo deputato e consigliere regionale, deputato e consigliere regionale e sindaco di comune lombardo e deputato e sindaco di comune sopra i 5.000 abitanti. Quindi Mario Mantovani, noto esponente del PDL, spero che su questo anche i compagni lombardi abbiano cose da dire. Non sposto più il computer, ve lo leggo, c'è ancora un'altra cosa, un'altra fonte di lotta, referendum comunali, Torino si muove, diamo voce ai cittadini. Su questo, facendo puntare manifestanti, utilizzando anche piegamente le primarie che abbiamo fatto in questa sede del centro-sinistra, abbiamo acquisito metà delle firme necessarie, oltre 300 cittadini hanno presentato una petizione su questo, ci sarà presentata, ci sarà tra breve la conferenza stampa in consiglio comunale, e quindi la possibilità, speriamo, che i cittadini torinesi possano esprimersi su tematiche radicali, se vogliamo, le narcosale, la legalizzazione della prostituzione, ma per esempio su un'altra cosa, il road pricing, il detto italiana, il pedaggio di entrata nella città, su cui siamo riusciti a entrare qui, grazie soprattutto all'iniziativa di Gorboni, con persone
del tutto fuori dall'orbita, dalla storia e anche dalla sensibilità radicale, come il gruppo che fa riferimento ad Alberto Musi. Quindi non parliamo del passato, non parliamo solo di vittorie, ma parliamo anche del futuro, di cose da portare avanti. Su questo e sulla situazione, io penso che anche l'iniziativa non della situazione Aglietta, ma di alcuni di noi rispetto a Renzi, fine anno, stia e darà dei punti, perché è vero, forse Renzi non si è comportato come ci aspettavamo, ma nel casino generale del PD è molto difficile anche comportarsi correttamente secondo i sacrificismi, però secondo me non moriremo più bersagnani come temevamo di morire bersagnani solamente 4 mesi fa, perché lo ricordo, 4 mesi fa sembrava che Bersani, la gioiosa macchina da guerra bersagnana, vinceva le elezioni, Berlusconi se tornava ad Arcore con Francesca Pascale o chi altri, e tutti vivevamo felici e contenti. Così non è, la realtà è sempre, ha sempre maggiore fantasia nelle nostre più scalonate fantasie, e quindi siamo qua con la possibilità che Renzi scenda in campo e con, credo, la giustezza delle nostre opinioni su Vendola. Noi con i nostri comunicati dicevamo attenzione all'accordo con Vendola perché non c'è da fidarsi, infatti si è visto che grazie anche al fenomenale polo d'attrazione di Grillo, perché ormai l'opposizione è Grillo, non esiste, Grillo ha fatto fuori i comunisti, ha fatto fuori i Verdi, ha fatto fuori chiunque, è lui che attrae anche Vendola, proprio come una lucciola attratta dalla luce, è finito su Rodotà e alla prima congiuntura appunto cruciale in cui doveva dimostrare che l'alleanza doveva reggere, non ha retto, è andato dall'altra parte, si parla, no, di nuove, della costruzione dell'ennesimo nuovo grande partito di sinistra, unendo, che ne so, Rodotà, Vendola e altri, le nostre analisi su Vendola sono giuste, e quindi c'è la possibilità magari per noi di spazi nel PD o in quello che sarà all'estrema per creare un polo, chiamiamolo un nucleo liberale libertario, ma proprio con il PD, non senza appunto anche noi essere attratti da Grillo, in una situazione difficilissima, perché comunque rassegniamoci, almeno il prossimo anno al governo dovranno andarci sia la sinistra sia la destra, il centrodestra, per cui avremo Alfano e i ministri del centrodestra sicuramente al governo. Ci sarà tempo però magari per prendere un attimo, registrare un attimo le valvole e capire come muoverci, però nulla grande il disordine sotto il cielo, direbbe il compagno Mao, e non, penso che occorre in questo caos, in questo disordine, riuscire a tirare le nostre file, sempre però non dismettendo la nostra storia, che è una storia di lotta per i diritti, e i diritti non per la gente, ma per i cittadini. Grazie. Grazie Giulio, chiude il nostro dibattito generale. Gigi Rossa, qua, da fare danni. Dopo l'intervento di Gigi Brossa passeremo alle ultime fasi del nostro congresso con la presentazione dei documenti e la votazione dei documenti finali e la votazione degli organi. Gigi Brossa, a te la parola. Grazie, ciao a tutti. Volevo parlarvi, mentre ero lì, pensavo un po', volevo parlarvi di distanza tra verità e comunità.
8 mesi, ci andrebbero 8 mesi, invece non 8 minuti. Allora comincio da una cosa molto semplice, perché mi vado a dirla qui. Ho letto che alcuni di voi, e forse anche qui qualcuno si è interrogato sul perché non voi sapete, io sono del PD, convintamente, organicamente del PD, perché non si è sostenuta la candidatura a Rodotà. La candidatura a Rodotà non si è sostenuta per due ragioni fondamentalmente. La prima e principale era connessa al fatto che Rodotà è il rappresentante, uno dei più autorevoli rappresentanti di un conservatorismo costituzionale che non ha più ragione di essere, non ha più ragione di essere da molti anni, ma che tuttavia frena, rallenta le trasformazioni che sono necessarie in questo paese, trasformazioni che devono partire anche da, diciamo, da là dove nascono tutte le norme, da là dove c'è il fondamento, di legittimità alla produzione normativa. E c'è poi un secondo motivo più tattico, più contingente, ma altrettanto importante, il fatto che questa candidatura viene sostenuta, viene avanzata, viene portata avanti dai grillini con un evidente intento strumentale, che è quello di proseguire nella surrettizia e scorretta interpretazione di un voto che vuole essere da loro, e in parte è stato, interpretato come una sorta di vittoria della sinistra, vittoria che non c'è stata. In una democrazia come la nostra bipolare, o si vince o si perde, in questo caso tutti pareggiano, o tutti hanno pareggiato, non c'è una chiara indicazione, non c'è stata, non è uscita dalle urne una chiara indicazione di quale dovesse essere la strada da intraprendere, cioè quali dovessero essere le soluzioni da adottare per portare fuori il paese dalla crisi. Sono emerse sostanzialmente tre forze e mezza, ognuna le tre proporzionalmente rappresentata in modo uguale. Una di esse, il PD, ha ottenuto per 4 voti di scarto rispetto agli altri una maggioranza significativa alla Camera, ma non al Senato. E pensare di poter interpretare quello che è accaduto come una vittoria della sinistra è veramente voler chiudere gli occhi di fronte alle contraddizioni che ci sono nel paese. Contraddizioni che debbono essere risolte, e poi vengo a parlare della cosa principale a cui voglio soffermarmi, debbono essere risolte su una rivisitazione di questo ventennio fatto di contrapposizione muscolare tra destra e sinistra. Noi dobbiamo, io almeno penso che assolutamente restare nel campo delle democrazie bipolari, cioè quelle dove competono due gruppi, due aree, per me addirittura due partiti. Questo però non deve avvenire come è avvenuto in questo contesto nei 20 anni che abbiamo vissuto, come momento di scontro tra soggetti tra loro più che alternativi, antagonisti, nemici. Noi dobbiamo avere una democrazia che ci permette di riconoscerci reciprocamente e avere un sistema che ci permetta di contarci e poi di andare a governare quella di quelle due forze che ha ottenuto la prevalenza dal punto di vista elettorale. Ebbene, i grillini questo non vogliono, perché loro vogliono governare col 100%, loro vogliono la democrazia populista, loro sono quanto di più distanti, io penso, non dal PD, dal Partito Radicale. Il Partito Radicale è un metodo che è anche difficile riuscire a portare dentro a un partito come il Partito Democratico, perché è il metodo delle battaglie di verità, cioè delle cose che sono giuste al di là se le sostiene il mio amico, se le sostengo io, se le sostiene. E su questo, e questa è la ragione, diciamo, che mi fa vicini a voi.
Ed è la stessa ragione con cui tante volte dibatto, e magari bisticcio pure con Igor, per esempio, che diciamo bisogna sì mantenere questa dirittura, questa capacità di saper leggere con freddezza la realtà e di saper distinguere quello che è vero da quello che non è vero. Fare quel passaggio necessario per cui a tratti di 4, di 5 anni in 5 anni si identifica un numero proposte ed una proposta di classe dirigente utile a inverare quel pezzo di realtà che vuoi realizzare. Questo è diciamo un po' il mio essere radicale, stare nei radicali e proporvi di costruire percorsi che poi facciamo, idee per Tavino ne è una, ma anche le battaglie che abbiamo fatto in sotto altre etichette, sempre diciamo così confrontandoci. È necessario che si lavori adesso più che mai nei prossimi mesi, perché l'occasione è ghiottissima, nel senso che per fortuna non è passato la dotarne, per quel che penso io, per fortuna non è passato un altro modo di dire sempre la stessa cosa, di dire che l'Italia era ancora immersa profondamente in questo spirito di contrapposizione nemico contro nemico, destra contro sinistra. No, riconosciamo reciprocamente l'esistenza dell'altro, riconosciamo il suo diritto a esistere, a rivendicare il suo modo di e dotiamoci di strumenti che ci permettano di trovare la strada per inverarle. L'invito ai radicali e che siete qui è quello di provare a fare un percorso nei prossimi mesi di presenza anche nel partito di questo percorso congressuale che andremo a realizzare per aiutare, per far sì che il Partito Democratico riesca a selezionare una linea politica adatta ad essere realmente competitivo con il centrodestra. Il rischio di non esserlo è rilevantissimo, perché, e lo dicono i sondaggi di queste settimane, Berlusconi è di nuovo in testa, di nuovo 4 punti avanti rispetto ad altri. Io credo che il Movimento Grillino perderà di importanza, anche le sue battaglie per Rodotà eccetera cambieranno il suo elettorato. Io penso per esempio che i piccoli e medi imprenditori che hanno sostenuto i grillini in Lombardia e in Veneto non saranno più disponibili, hanno capito diciamo con chi hanno a che fare e la cosa cambierà, ma per importante la battaglia tra centrodestra e centrosinistra. Ora la sinistra deve risolvere un grande problema proprio interno, quello delle due sinistre, cioè della sinistra tetragona legata al vecchio modello del partito che si occupa di tutto, che invade anche la società, o la società, pardon, il partito che raccoglie attraverso le primarie principalmente proposte, suggerimenti, ma anche uomini e idee per competere. Qui dentro io vedo una straordinaria possibilità di intervento da parte vostra e vi chiedo di essere presenti nella battaglia congressuale. Grazie. Quale sinistra in che senso? Tra due sinistre. No, io dico tra due sinistre. No, ma quello è molto semplice. Ma sempre siamo il PD e chi si allea intorno al PD. Va bene, grazie per parlarne con te. Va bene, chiudiamo qui il dibattito. Tutti coloro i quali sono intervenuti, anche ringraziando chi da non radicale è stato ospite di questo congresso, arricchendolo, credo, di soluzioni e di proposte e di promesse anche in fondo di un percorso che potrà seguire.
Passando all'ultima fase, dalla segreteria di presidenza mi comunicano che sono state presentate una mozione generale corredata da 11 firme ed una mozione particolare con 7 firme. La mozione generale, a prima firma Giulio Manfredi, la mozione Franco Levi, chiederei intanto a Franco Levi se vuole venire a leggere la e ad illustrarla nei pochi minuti disponibili. Io sono un giornalista, io sono uno che scrive, un ciò legge, tu che sai leggere. Se vuoi la leggo io, tu la illustri. Va bene, allora. Il 17° congresso dell'Associazione Radicale della Idaglietta propugna il rilancio della Costituzione, articolo 21, diritto di parola, a cominciare dal proprio esempio, a partire dalla ricerca dei firmigoniani mandanti e dalla eliminazione della loro mano a ottenere senza notifica, senza motivazione, senza difesa, segatura ai lesi da radicali Piemonte @yahoo.it, dal forum di www.radicali.it eccetera, in generale da Facebook. Esorta a cota la a tenersi in contatto col comitatone di radicali italiani e con uno www.radicali.it e col forum che non leggo dei radicali sionisti di rivoluzione Arsenu era ora. Franco, se vuoi illustrare la mozione, l'ho letta. Io ho visto i gladi attori inglesi nella Mondadori, nelle case edifici piccole e grandi. Io faccio 68 iscrivendomi al FRI. Ho visto arrivare i Gironda, principi del Cagneto, Giampaolo e Francesco nel FRI e trasformare il FRI nella monarchia assoluta, e il PRI è finito con un cara, un piccolo boss della 'Ndrangheta, manovrato dal boss della 'Ndrangheta, tale Elio Veltri, Cornelio Veltri, ex sindaco di Pavia, in contatto con tutti i dittatori e terroristi del mondo, mercanti di droghe. Orbene, avete visto quello che più di tutti era incensato da loro, era il Rizzolino, nipote del grande Angelo Rizzoli, è finito in galera con un buchetto di 60-70 milioni di euro per bancarotta fraudolenta. Gli stessi signori che hanno portato i peggiori monarchici nel PRI sono quelli che hanno spalancato le porte del PLI ai Francesco De Lorenzo, con grande vantaggio per la salute e per la democrazia di tutti noi. Sono gli stessi che stanno facendo della ora il padrone del mondo. Chi non sa che cos'è l'ora, perché è troppo giovane. Organizzazione, vigilanza, repressione, antifascismo, la polizia segreta di Mussolini. Comandano sempre loro. Adesso mi spiegate perché stanno fallendo più di tutto piccole medie aziende che si chiamano edicole dei giornali? Mi spiegate perché gli editori puri che facevano tanto giornali sono spariti e continua a andare avanti la casta degli editori puri che vanno a perdere un sacco di soldi per farci giornali imbottiti, però guadagnano con i frigoriferi, con i dentifrici e con le altre cose e riescono a convincere Manfredi a comprare più dentifrici di quanti ne abbia bisogno, più frigoriferi quanti ne abbia bisogno. Signori, io vi dico che siamo arrivati a un Franco Levi del Comitato Oro. Io mi sono iscritto a Firenze nel 1985
non ha spazio su forum di forum, né su Fatti Notizia Radio Radicale, né su forum di radicali.it. Se cattura fine pena mai da radicali Piemonte. E se dà il caso anche su Facebook generale, ora uno può anche meritare il taglio della mano destra o l'amputazione del piede sinistro, se la legge lo prevede, però ci vogliono notifica con diritto di difesa, un diritto di appello e magari fine pena dopo 20 anni, non fine pena mai. E invece siamo qua. Signori, come dice quello là, no, l'ho inventata io, ogni massacro di legalità presto è seguito da massacri di corpi e di popoli. L'ho inventato io, no, l'ha inventato Popov, brillante geometro bulgaro, vero, questo Logas. Io vi posso dire che i fascisti sono lenti e ritardati quasi come me, però prima o poi anche loro, prima di proibire crapapelada fa tutei greda minga i suoi fratei, ci è voluto un po' di tempo. Quando poi hanno capito chi era il crapapelada, hanno proibito quella canzone. E quindi faccetta nera, poi quando hanno capito che faccetta nera favoriva l'amicizia tra i bianchi ariani puri italiani e le negrette, ha proibito anche quella. Però abbiamo visto dove siamo andati a finire. Le segature ai levi, perché noi ebrei siamo l'eterno futuro di tutti, l'hanno capita, e non soltanto i grandi filosofi come quello là che è stato il sindaco di Venezia, come si chiama? Ecco, il Massimo Cacciari, grazie. Grazie Franco. Grazie Franco. Come da regolamento si può intervenire un intervento a favore, uno contro, 3 minuti ciascuno. Chi vuole intervenire a favore o contro? Se no, pongo in votazione. Siamo politicamente scorretti. Che cosa? Pongo in votazione, armatevi del cartellino. Aspetta, voglio dire, non si sente una cosa. Non si sente, però è inutile dire, ce la sentiamo qua, ma non si sente per parlare. Anche la promulgazione delle leggi. Allora, chi è a favore della mozione alzi il cartellino. Aspettate un attimo che devo segnare, Tenete sulle mani, 1, 2, 3, chi è contrario? 1, 2, 3, alza la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chi si astiene? State spiegando le palle con le vostre mani. Ma lei io non capisco. 4. Ma scusa, ma perché non posso scrivere su radicali piemontesi? Perché non posso scrivere su qualche notizia? Perché non posso scrivere su forum radicali.it? Grazie Franco. A proposito di Manfredi, è stato per favore, è stata presentata una sola mozione generale a prima firma Manfredi. Se vuoi Giulio la leggo, poi la illustri, 5 minuti la illustri di qualcosa, vado io. Allora, l'assemblea straordinaria degli iscritti dell'Associazione Radicale della Idaglietta, riunitasi a Torino il 21 aprile 2013, udite le relazioni del tesoriere e del segretario, le approva. Ringrazio gli oltre 75 iscritti dell'Associazione per il 2013, senza i quali l'Associazione non potrebbe far fronte al pagamento della sede e delle spese per le iniziative politiche in corso, auspicando che si possa raggiungere e superare il risultato record conseguito nel 2012 di 228 iscritti. Dunque 90. Va bene, adesso. Ringrazio i 361 cittadini torinesi
firmatari della petizione popolare a sostegno dei 6 referendum comunali consultivi di Torino si muove. Ringrazio il professor Umberto Veronese e gli altri circa 1000 cittadini che a tutt'oggi hanno sottoscritto a Torino ai tavoli radicali UAR la proposta di legge sulla legalizzazione dell'eutanasia e del testamento biologico. Rileva come 5 anni di lotta dell'associazione per la trasparenza del palazzo abbiano portato non solo all'istituzione dell'anagrafe degli eletti e nominati da parte del Comune e della provincia di Torino, ma anche da parte della Regione Piemonte, legge regionale numero 17 del 27 dicembre 2012. Tale successo ha condotto come conseguenza indiretta anche le dimissioni dell'assessore regionale alla salute Paolo Monferino, oggetto di costante denuncia da parte dei radicali per il suo rifiuto di rendere noti i suoi redditi e patrimoni. Ringrazio gli avvocati radicali Antonio Polito e Alberto Ventrini che hanno reso possibile l'incardinamento di Azioni Popolari per sancire l'incompatibilità sia di Roberto Cota sia di Michi Vendola più altri 10 consiglieri regionali. La collaborazione con i radicali pugliesi su questa iniziativa conferma la costante attenzione dell'associazione Aglieta ad esportare in tutta Italia le proprie lotte quando ve ne siano i presupposti. Rileva come accanto agli indubbi successi registrati nei soli 4 mesi che ci separano dal precedente congresso ordinario del 9 dicembre 2012 vi sia da riscontrare la mancata presentazione delle liste di Amnistia, Giustizia e Libertà nelle 2 circoscrizioni della Regione Piemonte per insufficiente numero di firme raccolte. Tale indubbio insuccesso politico e militante è stato aggravato da accuse palesemente false su supposti tentativi di ostruzionismo che avrebbero perfino compreso l'occultamento dei moduli compilati e dalla mancanza assoluta di informazione di resoconto sulla fase finale di consegna in tribunale. Tutto ciò premesso, l'Assemblea degli iscritti conferma gli impegni votati dal 16° congresso ordinario dell'Associazione Radicale della Idaglietta e impegna altresì gli organi dell'associazione a sollecitare la cosiddetta Galassia Radicale e altre associazioni a trovare uno spazio comune di riflessione e discussione sulla situazione interna della Casa Radicale in vista anche delle prossime certe e probabili scadenze elettorali. A farsi promotori presso gli organi del Partito Radicale Non Violento Partito Transnazionale della necessità ed urgenza di fare propria l'iniziativa giuridico-politica dell'incriminazione del dittatore siriano Bashar al-Assad da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA per crimini contro l'umanità, a promuovere con maggiore slancio il dialogo e la collaborazione su specifiche iniziative con forze politiche e movimenti che vogliano ricostruire una sinistra liberale, laica e riformatrice anche in Italia, anche in vista di una nuova campagna referendaria, a proseguire l'azione ormai ultradecennale dell'associazione di denuncia puntuale della condizione delle carceri italiane e per l'istituzione del garante regionale in Piemonte, ad appoggiare con il massimo delle forze possibili la raccolta firme sulla proposta di legge per la legalizzazione dell'eutanasia promossa dall'associazione Luca Coscioni con l'adesione di Exit Italia, dell'UAR, di Radicali Italiani e degli amici di Eleonora Onlu. Valutate le spese di gestione dell'attuale sede, considerate le difficoltà a reperire finanziamenti, a trovare una soluzione al problema anche con la ricerca di una sede meno dispendiosa. Infine, l'Assemblea degli iscritti congela gli attuali organi in carica, questo fa paura, dando mandato al segretario, in accordo con il presidente e il tesoriere, di trasformare la giunta di segreteria in una vera e propria segreteria collettiva, che sappia farsi carico collegialmente dei compiti di segreteria e in particolare di coordinare e condurre l'iniziativa politica dell'associazione. Impegna gli organi dirigenti, entro 10 giorni dal congresso, a rendere noti i componenti della segreteria collettiva che dovrà essere convocata almeno una volta al mese fino alla tenuta del prossimo congresso ordinario. Questa è la mozione a prima firma Giulio Manfredi, invito Giulio per 5 minuti a illustrarla. Anche meno, direi, una mozione che mette su carta, mette nero su bianco anche cosa è emerso dal dibattito. Un dibattito, credo, di alta qualità, questo di questo congresso. Temevamo, avevamo paura della scarsa partecipazione degli iscritti, eccetera, però ritengo che sia stato un congresso moderatamente affollato e con interventi di buon livello. La mozione cerca di fare tesoro di questo, riassumendo il lavoro fatto in questi 4 mesi e ponendo appunto, cercando di interloquire con tutti, dal Partito Transnazionale su Bashar al-Assad ai referendum comunali
con idee per Torino per andare avanti. Per andare avanti deve prendere atto che non possiamo lasciare tutto sulle spalle di Salvatore Grizzanti, di Nicola Bono, di Gorboni, diciamolo anche di Giulio Manfredi, che dal procurarsi la carta igienica per la sede appunto a occuparsi di Monferino è anche abbastanza stanco, per cui cercando di creare questa cosa abbastanza particolare, la segreteria collettiva, ma che significa semplicemente cercare di responsabilizzare al massimo i pochi che gravitano attorno a questa sede, fissando anche degli appuntamenti mensili, perché appunto poi non si può una giunta di segreteria convocarla ogni 4 mesi, occorre anche con le difficoltà che ciò comporta trovarsi almeno una volta al mese come segreteria collettiva per farsi carico appunto dalla carta igienica alle lotte non violente per il diritto. Quindi poi naturalmente passare dal nero su bianco, dalle parole, dallo scritto ai fatti sarà un altro paio di maniche, però è vero che abbiamo bisogno del contributo di tutti per riuscire ad arrivare a un congresso di dicembre appunto ancora vivi e ancora vitali. Quindi l'appello è non solamente ai poverini che saranno chiamati nella segreteria collettiva, ma a tutti anche a farsi vivi alle riunioni settimanali, che lo ricordo anche per gli ascoltatori di Radio Radicale e di Liberi TV, sono i lunedì sera alle ore 20:30 qui a Torino via Botero 11F, facilmente raggiungibile per la zona centrale, perché appunto senza il contributo di tutti non sarà più possibile andare avanti, questo senza fare terrorismo, senza terrorizzare nessuno, però è la dura realtà. Quindi mi auguro che in un'approvazione convinta, e che dopo l'approvazione convinta però vi sia da parte di ciascuno l'assunzione di responsabilità su quanto si è votato. Grazie Giulio, diamo disponibilità di interventi a favore o contrari. Ti sei iscritto all'associazione adesso? Bravo, allora sei. Mariano è il primo che si è iscritto. A favore o contro? Non so. Vabbè, aspetta, prima Mariano. Mariano. Io sono a favore. Meglio lui. Ah, ok, vabbè. No, io dico, scusate. Quasi contro. Barrera quasi contro. Sono contro se mi convincete. Sì, no, di vedere TV. Allora, ma non c'è nulla di. Io non vorrei che questa democristianità imperante alla Todomodo abbia coinvolto anche l'associazione Aglietta. Perché? Tutte le cose contenute, per carità, è quello che non contiene che mi preoccupa, perché il congresso straordinario è stato convocato solo per passare da una segreteria a una segreteria collettiva, allora va bene, ma dal punto di vista politico zero, nel senso che io ritengo che la questione della legge elettorale e della rappresentanza, l'ho detto, sia una questione fondamentale in questo paese, perché il gap di democrazia deriva anche da questo, anche da altro, ma principalmente da questo. Ritengo anche che la partecipazione alle primarie del PD, quelle primarie farlocche, siano state l'origine di questa crisi e dello tsunami, cioè sia stato un errore da parte dell'associazione Aglietta a partecipare alle primarie del PD. Non sono un nemico del PD, sono una persona che è sempre militato nell'ambito del centro-sinistra, sia ben chiaro. Ma quando uno strumento come le primarie viene stravolto, addirittura Rossa stesso che ha detto una cosa come fosse le primarie del PD, è una primaria di coalizione, e la stessa coalizione, anche qui una mini coalizione che il PD ha messo in piedi, è stata all'origine anche poi della sconfitta elettorale e della rimonta del centrodestra. Allora, bisogna, non dico segnare gli errori che si sono fatti, su questo si può anche, come dire, bypassare, ma almeno sorvolare, ma almeno dare delle indicazioni intorno alla questione della legge elettorale e dell'impegno di livello nazionale, perché ho detto, se invece l'associazione di Aglietta intende organizzarsi e fare delle battaglie, sì di principio, ma locali, diciamo, da
rappresentanza locale o da forza, come dire, politica o associativa non presente nelle istituzioni, che comunque riesce, no, o addirittura diventare una corrente esterna del PD locale, io non sono più d'accordo, non sono d'accordo e quindi voterei contro, perché ce ne sono tante associazioni che fanno questo. E un'altra cosa, non è più l'associazione della Italietta che io mi immagino e a cui vorrei tanto appartenere. Chiederei all'estensore delle mozioni che mi spiegassero questo per sapere se devo votare a favore o contro, perché se un todo modo democristianamente inteso, io voto contro, perché non voglio morire democristiano. Magari preferisco Bersaniano, Renziano, Grillino, ma non democristiano. Maria, no, però non è la mia. No, devi scrivere, lì non ha senso. Ma perché non ha senso? Perché no. Non posso mai che tu mi parlare di delle cose che sono lunghe. No, perché ci sono già scritti due a favore, a meno che tu voglia parlare contro. No, non è detto Mariano. Alla fine andiamo. No, perché non ho capito bene questa, come potremmo partecipare a questo destino di morire democristiani noi. Non lo so. Ma noi non facciamo finta di niente. Nei nostri documenti cerchiamo di tenere i piedi terribilmente ancorati per terra, consapevoli del fatto che Dino Barrera... Vedi, questa associazione in occasione di un congresso riesce a riunire 35 persone, ma qui per 364 giorni all'anno siamo 8-10 persone, no? E 8-10 persone si fanno i conticini un attimo su quello che si può fare. Vedi, quell'elenco lì, quello lì è la nostra alimentazione, là vedi contributi per la sede, no? Quell'elenco lì, se non porta alla somma di 700 euro, no, i contributi mensili, significa che stiamo morendo, perché come le famiglie italiane stiamo mangiandoci le riserve. Sai, le riserve dell'Associazione Radicale Adelaide sono estremamente stringate, no? Dopodiché si può dire tutto, possiamo parlare di tutto, possiamo, per carità, no. Pannella, in una, per carità, non vorrei sembrare l'antipannella per antonomasia. Pensa che in un mio passato nemmeno tanto remoto ero considerato un pannellato di ferro. Ma Pannella oggi in una sua bella frase riesce a partire da Noè ed arrivare agli extraterrestri che invaderanno la galassia nel 14° millennio. Beato lui. Noi ci accontentiamo di parlare di quello di cui ha parlato Giulio, no? E di fare soprattutto quello di cui ha parlato Giulio. E in 8 scafessi quali siamo, o perlomeno 1 più 7 saggi, credo che veramente possiamo essere fieri di quello che riusciamo a fare. E basta. Noi ci accontentiamo di questo, ci accontentiamo di fare un documento che in qualche modo cerca di portare avanti ancora di un millimetro la storia radicale nella direzione giusta. Grazie Mariano. Nicola, mi guardi? No, 3 minuti, sì, 3 minuti, quindi sintesi assicurata. Non è la parola brava, se non fai ancora. Ricorda la radio, voglio ancora parlare, ancora devo parlare. No, ancora nella vabbè, stai lì, siediti. Allora, prima di provare a convincere il compagno Dino, dico una cosa perché sennò questo già che me la dimentico. Spero ovviamente nel voto positivo della mozione e inviterei a tra virgolette candidarsi alla giunta di segreteria che diventa segreteria collegiale. Ovvio che poi Salvatore in primis con il consulto mio e di Igor
sceglieremo dei nomi, perché certamente non possiamo fare una segreteria collegiale di 15 persone anche laddove ci fossero 15 militanti, però anche una, tra virgolette, candidatura presa in carico di responsabilità non sarebbe male. Prova a convincere Dino. Sì, hai ragione sulla questione legge elettorale, sì, hai ragione su... ma Dino, ma non ci conosci dall'altro ieri, tu stesso l'hai detto. Noi non siamo... siamo l'associazione radicale della Dagnetta, non siamo i radicali italiani o il partito radicale nazionale. Quindi fare, mettere in mozione una cosa che poi non dipende da noi e che noi non solo non potremmo controllare, ma non potremmo promuovere, sai che non è nel nostro stile, perché sai che in linea di massima cerchiamo di mettere quello che vogliamo realizzare e possiamo realizzare. Non siamo abituati a prendere per il culo i cittadini. O la gente, anche se vuoi, così accontentiamoci. Nel momento in cui noi diciamo di tentativi politici, non vuol dire che noi andiamo a finire nel PD. E tu prima hai detto un'inesattezza anche tu, alla pannella. L'associazione Agnetta non ha partecipato alle primarie. Ha partecipato alle primarie Igor Boni, Salvatore Grizzanti, Silvio Viale e Giulio Manfredi. Cioè, singoli, perché ad esempio io non ho partecipato, non ero renziano, anche forse per i motivi illustrati da Brossa prima, che poi è di delusione, che ha detto poi inizialmente Igor, di Renzi che va a scegliere Prodi. Non che va a scegliere Emma Bonino, per quanto poi magari una fosse stata una candidatura velleitaria. Secondo me no, perché se ad esempio Renzi sfidava il Partito Democratico su candidatura Bonino, e per il Partito Democratico non era così semplice dire di no. L'avrebbe fatto, ma magari non era semplice no. E poi da lì arrivava a sfidare Grillini e PDL e vedere dove tutto ciò portava. Questo semplicemente per dire che il nostro tentativo di costruire dialogo, interlocuzione politica sulle iniziative, che vuol dire libertà uguale, vuol dire gruppo di Volpedo, vuol dire una specie di coordinamento laico, liberale, socialista, radicale, che quindi coinvolga anche i Verdi, e poi sulle iniziative. Quindi, sì Dino, è l'associazione Agnetta che tu conosci, sono i radicali che tu conosci. Certo, se al posto di essere in 6 o 7, siamo in 25 a pensare e poi a svolgere quelle iniziative, ne faremo di più, sia su un fronte che su altri fronti. Tu sai quante iniziative, ad esempio, sul tema ambientale abbiamo fatto negli scorsi anni. Sì, nel periodo ad esempio della consigliatura regionale. E adesso non è che ci siamo dimenticati il Gorboni, che era l'alfiere di quelle iniziative ambientaliste. Sì, chiudo. Non lo è più. È semplicemente che magari non ci abbiamo le forze. Oh, non ho parlato tutto il pomeriggio, che dovevo entrare. Se ci sono interventi contrari, c'è lo spazio per un intervento contrario ancora. Va bene, se non ci sono interventi contrari, mettiamo in votazione la mozione generale del 17° congresso straordinario dell'Associazione Radicale della Dagnetta. Chi è a favore alzi il cartellino e lo tenga su, perché contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bene, chi è contrario? 1, chi si astiene? 2, quindi con un voto contrario e 2 astensioni è approvata la mozione generale a prima firma Giulio Manfredi. A questo punto direi che
il congresso chiude qui, perché nella previsione del nostro ordine dei lavori c'erano le proposte di candidatura e l'elezione degli organi, ma avendo votato una mozione che congela gli organi e invitando la segreteria a creare una co-segreteria, una segreteria collettiva, di fatto il congresso termina qui e quindi ringrazio gli oltre 35-40 partecipanti, ringrazio i 15 iscritti nuovi di oggi all'Associazione Radicale della Medaglietta, invitando tutti noi a iscriversi anche al Partito Radicale Transnazionale, anche ai Radicali Italiani e alle altre associazioni dell'area radicale. Soprattutto se qualcuno vuole essere messo bene, nella lista degli eletti, se qualcuno vuole essere... Si vede ancora una volta.